crescere. Siamo i tuoi migliori amici, siamo sempre più felici. La TV dei grandi amici, ora tocca a te. Fidati di me. Due settimane, devo dire la verità, sono state troppo lunghe. La vostra assenza ci è mancata, speriamo anche la nostra a casa vostra, come si dice, va bene? Benissimo, benissimo. Vai Antonio! Eccoci, Antonio! E torna lo staff al completo, a cominciare dal maestro Lindo Terrenzio! Buonasera, benvenuti! Buonasera Federica, buonasera a tutti! Maestro, cosa fate due settimane senza di noi, maestro? Sono stato molto triste, anzi direi tristao, molto tristao. Tristao, tristao con tanta saudage, saudage, maestro. Tristao, la saudage. E invece è stato saudage il nostro Fausto Verdecchia senza di noi? Sono stato molto saudage, saudage. E infatti te sei magnato tutto da solo. Sono magnato pure lo saudage quando ero. Però mi siete mancati. Ciao. Ah, guardate come parte, parte subito con un po' di musica la nostra Lisa Angelone. Hai capito? Come si chiama? Scusami, Francesco, scendi un po', come si chiama sto pantalone? A zampa? A zampa di gallina. No, quale gallina, se dice a zampa di elefante? Questo! Mettemo la gallina come sei uscito. Che ne so, questa cambia tutto. Luchino, tutto bene? La Fede, tutto benissimo. Due settimane senza mettere mano ai miei capelli. Ai tuoi capelli, hai visto? È stata dura. Però oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Bellissima proprio. Grazie, grazie ragazzi, tutto merito vostro. E torna anche lui, anche se l'avete rivisto a Dreams, il nostro Niccolò Cantagallo. Siete mancati, mi sono mancati noi, mi è mancato il pubblico. Gli unici che non mi sono mancati sono gli amici di Fausto. Ecco, perfetto. Ho fatto due settimane di riposo. Perfetto, comunque ti volevo dire che oggi non ci sono. Ma pensi te, no, scusate, pensi risata... te. Cioè, scusate, io invito chi voglio, Niccolò. Li ho invitati perché a me invece mi sono mancati tanto. Ah. Pensa, oggi ne ho invitati due. Ah, due. Per non farci mancare niente, due a sorpresa, manco benissimo. Lo sai, manco lo sai. Perfetto. Comunque ti volevo dire che a te manca il capo espiatorio, cioè Fausto, che noi qui utilizziamo come praticamente gli buttiamo tutto addosso. A Dreams sei solo, lo so. E quindi è tutto ma su di te. Ma infatti a Dreams un po' mi è mancato, infatti non Fausto, non sapevo. Prima o poi, dietro le bravo, bravo Fausto, bravo. E l'applauso va a lei, la nostra ambasciatrice del pubblico. Buonasera, grazie. Brava. Grazie a tutti. Allora, Abra, io oggi vedo un pubblico meraviglioso, bellissimo. Bellissimo proprio. Fai tu gli onori di casa. Chi abbiamo invitato? Certo, stasera abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi il coro folcloristico La figlia di Iorio di Orzogna. Orzogna! Salutiamo però subito il presidente e il maestro, giusto? Sì, sì, presidente Vittoria Mastrocola. Lei. Ecco, ah, ha preso proprio la sì, presidente. Sì. Subito, secca l'ho fatta, sì, va sì. Bene. E il maestro Mario Tenaglia. Oh. Maestro! Maestro, stasera lei è
il terzo maestro che abbiamo in studio, non è mai successa una cosa del genere. Ci abbiamo Niccolò, il maestro Lindo, e abbiamo anche il nostro maestro del coro, ragazzi, tre. Sì, sì. Attenzione maestro, che qua sostituisco subito, ce l'ho stasera il cambio, eh. Ce l'ho, ce l'ha portata di mano. Ben trovato e benvenuti. Grazie. A tutti voi, complimenti, insomma poi ci spiegherete, ci racconterete quanto di bello insomma fate con il vostro coro e voglio sentire le voci di ognuno di voi. Bravi, bravi, bravi. Bene, allora invece che facciamo adesso? Iniziamo? Sì, sì. Iniziamo con Storie di tutti i giorni. Speciale, un'autrice di un libro molto bello e particolare che ci racconterà lei, e quindi l'applauso, caro pubblico, per Antonietta Campitelli. Buonasera, buonasera, ben trovata. Buonasera, ben trovata, ben trovata. Prendiamo postazioni. Prego, signor maestro. Allora, si può accomodare? Ci diamo del tu, Antonietta? Come preferisci? No, certo. Allora, e intanto ringraziamo il gancio, perché senza di lei veramente quest'anno non saprei come fare. E un applauso lo facciamo e lo rivolgiamo a Cinzia Cordesco, la giornalista, una delle più brave che c'è, davvero. Sicuramente è una grande studiosa, ma soprattutto è una che va sempre alla ricerca e quindi si dà molto da fare. Complimenti Cinzia, e naturalmente complimenti a colui che ci ha unito lavorativamente parlando, che è il nostro Giampaolo Coppola, che vedremo fra pochissimo. Torniamo a noi. Allora, questa meravigliosa signora ha scritto Il gusto dei proverbi. Effettivamente era giusto quello che il, insomma, diciamo così, quello che ha fatto il signore, no? Perché si parla anche di cibo, soprattutto di cibo. Soprattutto di cibo, però in una chiave diversa. Certo. Ce la racconti? Esatto. Anzi, raccontacela. Grazie innanzitutto per l'invito, per gli applausi. E io sono una nutrizionista. E questo libro, Il gusto dei proverbi, va letto come una storia della salute vista nell'ottica della prevenzione attraverso gli occhi di una nutrizionista. I proverbi, in questo caso, sono i soggetti fondamentali del libro e mettono in evidenza come la descrizione del cibo buono, del cibo semplice, la descrizione attraverso i proverbi, quindi attraverso una descrizione empirica. Circa 500 proverbi, giusto? Esatto, sono 500 proverbi che ho selezionato per il fatto che questi proverbi in realtà vanno a sovrapporsi alla medicina nutrizionale moderna. Quindi il cibo buono, il cibo semplice, il cibo naturale è quello che oggi anche la nostra scienza, le tematiche scientifiche, le ricerche scientifiche portano a mettere in evidenza che dà buona salute, dà prevenzione. E io, essendo una nutrizionista, mi occupo per l'appunto di queste tematiche legate sia alle malattie, sia all'aspetto esteriore, perché oggi va molto il discorso dell'aspetto. Certo. E quindi ho ricercato tutta una serie di, facendo tutta una serie di studi su questi, su quelle che venivano, che erano le tradizioni che venivano tramandate da famiglia in famiglia, ed ho appunto messo in evidenza come, ed è questo che mi ha suscitato poi la voglia di scriverlo e di rappresentarlo con un libro, quello di capire come la medicina
la medicina galenica, la medicina antica, si sovrappone a scritta la medicina antica, esatto, rappresenta ancora oggi la sua validità. Assolutamente, anche perché diciamo la verità, no? Adesso mi rivolgo anche al pubblico. Quanti detti antichi sono attualissimi ancora adesso e ci hanno sempre ragione? E quindi, secondo me, trovare la chiave proprio nei proverbi e soprattutto, come diceva lei, nella medicina antica, secondo me è quella giusta, sì, è quella che scardina tutte le porte, perché, esatto, voglio dire... gli antichi ne sapevano molto più di noi, no? Quindi noi dobbiamo attingere. Lo sapevano però empiricamente, e noi invece l'abbiamo dimostrato. Per esempio, un proverbio che può essere questo: riso e fagioli fanno crescere i figlioli. Ora, è un proverbio che uno, senza andare ad approfondire la questione, sembra niente. Invece è un proverbio molto importante, perché il riso, che è un prodotto anche della nostra terra, è un carboidrato, è molto ricco di amido, è uno zucchero complesso, si digerisce facilmente, abbinato al discorso dei legumi, che in realtà proteine, sali minerali, vitamina B, che è molto molto importante soprattutto per la crescita. Certo. Ecco, è un proverbio che è tramandato da generazione in generazione, magari anche oralmente, non proprio trascritto, perché la trascrizione in generale ha avuto un esito non molto facile nella nostra cultura, per cui... È anche vero che oggi... dovrebbe essere il contrario, invece facciamo ancora più fatica, visto e considerato che con i social, che con l'avvento di questa nuova tecnologia, si fa sempre più fatica a leggere, quindi anche chi, esatto, trascrive, insomma, esatto, dice per chi lo scrivo. Poi in realtà, certo, perché in realtà è molto più facile, io non sono una scrittrice, sono più che altro una divulgatrice, mi piace trattare gli argomenti scientifici, snocciolarli, portarli così alla conoscenza di tutti. E mi sono resa conto, scrivendo questo libro, quindi facendo io la parte da regista, che è molto più semplice scrivere che non leggere. E quindi la lettura Io no, vi devo dire la verità, sono forse il caso atipico, nel senso per abitudine, anche per diciamo così, formazione professionale, leggo tantissimo. Anch'io, e sì, sono però abituata. La lettura... È sul mio libro che faccio ancora fatica, cioè scrivo, ma sto sempre ferma lì. Quindi insomma... No, ma è un processo, quello del leggere e andare fino in fondo, anche leggere un romanzo può diventare semplice, è semplice da leggere, ma può diventare difficile poi da capire fino in fondo. Esatto. A volte io rileggo anche 2-3 volte lo stesso libro per capirne ogni sfumatura, qualcosa che mi è sfuggito. Leggere, ho avuto questa esperienza, perché questa è stata la mia prima esperienza di un libro che è stato poi pubblicato da Tabula Fati. Mi rivolgo al pubblico, no? Orsogna. Sicuramente c'è qualche detto, qualche proverbio legato al cibo, Orsogna. Ci pensate un attimo, così poi vengo e vi interrogo. Maestro, già mi ha fatto l'occhio come per dire, ma questa che vuole da me? Confrontate, chiedete l'aiuto a casa se volete, confrontate, fra poco torno. Anche una tu pensaci, scritto Niccolò? Questo. Una volta scritto questo libro, una volta trovato i proverbi giusti da poter pubblicare, perché è chiaro, io sono una professionista, non è che posso pubblicare cose che non rappresentano la parte scientifica del mondo. Certo. Mi sono trovata a dover, raggruppare i vari proverbi. E allora... Ho preso innanzitutto l'aspetto esistenziale del proverbio, perché ogni proverbio, anche se è alimentare, porta un... Prendiamo un esempio. Un modo... Antonietta, facciamo un esempio, ne leggiamo uno a caso. Per esempio possiamo leggere questo proverbio.
la verdura vuole essere condita in abbondanza. Dal punto di vista esistenziale è che abbellire una situazione è un ottimo lavoro, ma dal punto di vista della nutrizione andiamo sempre a fare di questo piatto, innanzitutto il piatto di verdura è un simbolo essenziale di salute, ma andiamo ad aggiungere il condimento. E che cos'è il condimento? Il condimento può essere l'olio extravergine di oliva. La mia verdura galleggia ogni volta, io da buona abruzzese, non so voi, Ambra ne sa qualcosa, io ordino solo verdure perché mangio verdure in quantità industriali, solo che galleggiano, nel senso ma che hanno insegnato bene a casa. E va bene, ma oltre all'olio possiamo aggiungere anche dell'altro, per esempio le mandorle. Per esempio i frutti di bosco, per esempio la normale frutta. Ma c'è ancora di più per condire un piatto di questo genere utilizzando le erbe aromatiche, le erbe certo. selvatiche, le spezie. Quindi perché questi... che fanno pure bene, tra parentesi. Bene, no? Soprattutto alla digestione. Non hanno un valore nutrizionale, le erbe in generale non hanno un valore. Non è che mangiando, per esempio, più, prezzemolo, basilico, borragine, andiamo ad aumentare le nostre calorie, tutt'altro, ma andiamo a migliorare la qualità della digestione. E anche la qualità del piatto, perché profumi, gli odori, insomma, delle erbe aromatiche aggiungono valore. Anche il no? discorso legato al gusto, a questo titolo, che è stato un titolo così che in genere il professionista non guarda. Cioè chi ha una patologia, in genere ha un elenco di cibi sì, cibi no, ma in realtà è necessario anche conoscere le abitudini alimentari certo. della persona. E questo ce l'ha fatto capire lo studio sulla dieta mediterranea, perché la dieta mediterranea è stata studiata negli anni 50, quindi non è del secolo scorso, quindi non è uno studio fatto secoli e secoli fa. Questa dieta mediterranea, che ha dato poi ragione a tanti proverbi, è stata studiata non solo nella qualità e nella quantità dei cibi e degli elementi presenti nei cibi, ma è stata studiata nella disponibilità ad essere accettata dalla popolazione, e cioè i modi di vivere, il modo di essere, sì, anche come stile esatto, di vita. Esatto. E quindi sono stati studiati le abitudini alimentari. Vi immaginate che hanno dato. Noi abruzzesi che invece dell'olio ci danno il burro come francesi, non si può fare, cioè il burro va bene come aggiunta, ma no, cioè non ci potete togliere dalla nostra alimentazione, dalle nostre abitudini alimentari, l'olio che per noi è un... L'extravergine esatto, di oliva. Cioè il principe delle nostre tavole, che veramente ricco. Usiamo per qualsiasi piatto, sì. Mamma Borrega soprattutto che non cucina mai, Mamma Borrega è espertissimo. Sto sempre in cucina. Mamma Borrega è proprio fissa, chissà se che dici, sarebbe d'accordo con noi il nostro chef di Rete 8? No, perché ti metti le mani così? No, perché ho nel cuore la dottoressa adesso, io volevo anche fare una domanda senza no, perché mi stavo chiedendo, Ambra, secondo te può essere d'accordo? Ma no, secondo me... Stiamo con me! Avete capito? Abbiamo Fausto Acciolo, il nostro chef. Piacere tutto mio, signora. Buonasera. Ma ti trovi d'accordo con la signora? Eh sì, assolutamente sì, perché l'olio extravergine d'oliva va in abbondanza. Ma... signori, io mi ci faccio la doccia. Che va bene anche per la pelle. Fa molto bene per la pelle. Anche per la pelle. Quindi fai bene certo. perché c'è sta pelle così. La pesca di ma la pesca te la sei mangiata. Anche pure. Senti un po', no, siccome noi parlavamo di dieta mediterranea, tu che dieta adotti? Io mi mangio tutto il Mediterraneo, signor cucino, non sbaglio per niente, capito? Vero, mastro?
Che dicevo? Che ci mangiamo tutto il Mediterraneo. Tutte, pesce, spade, squale, merluzze, triglie, aragoste, tutto. L'Angelus sta facendo lo mastro. Anche gli scogli, anche gli scogli. Senti, vogliamo prendere un proverbio dal libro La Signora, lo analizziamo con te che sei lo chef, insomma, della nostra trasmissione. Niccolò, hai letto anche il mio libro. Ma io faccio morsicato, signore, non c'ho sapore. Io faccio proprio fatica a capirlo, cioè ho bisogno del traduttore. Traduco io, non ti preoccupare, stai tranquillo. Prego, Antonietta, piano, un po' devo musicare la zuppa. Ma non c'è niente. C'è un proverbio che credo si possa abbinare molto facilmente al cuoco, allo chef, perché oggi i cuochi, gli chef sono molto rinomati, sono dei personaggi... Tranne il nostro, sono però dei sì. veri personaggi dello delle spettacolo. Sono delle star. Esatto. Dato star. Ed è un bel proverbio che vorrei dedicare a lui. Mangiare con gli occhi. È un po' difficile, signora. No, un po' difficile. Detto anche dello chef, che la settimana, tre settimane fa, ci aveva detto. È problema, lui... signore, che io ho un altro detto che ho modificato. Perché non si mangia con gli occhi, si mangia con il cervello e si mangia soprattutto con il cuore e con la bocca. Hai ragione, dal punto di vista scientifico ha molta molta ragione questo discorso. Modestamente. Gli hanno dato pure ragione di quando mangiamo. Dottoressa, almeno lei, la prego. Questo, è un proverbio, ha spiegato, in parole povere, un proverbio. Ecco, quando mangiamo... riceviamo stimoli non solo dalla bocca o dal naso. Scusa. Ho fatto la pernacchia. A Napoli si usa così quando sbeffeggiamo. Ma anche dagli occhi. Il senso della vista partecipa e contribuisce alla voglia di mangiare e al gusto del cibo. Il cervello stabilisce proprio una comunicazione diretta fra i centri e tra i centri proprio della vista, dell'appetito, e regola proprio il comportamento alimentare. Hai capito? Hai capito Nicolò? Quindi, caro Nicolò, il nostro artista, il nostro uomo da palcoscenico è riuscito molto palco. Più scenico dare che palco. Un significato reale, anche scientifico. Hai capito? Non è che lo faccio scema così, lo faccio scientificamente scema. Solo che volevo chiedere al maestro Lindo di tradurci la pernacchia che fa dormire. Prego, maestro, traduciamo il napoletano verace, per piacere. È una pernacchia un po' personale, nel senso quello è un gesto di disappunto e anche di smorfia nei confronti di chi lo deride. Ma come l'ha fatta? Ma era così. Un po', hai capito? Un po'. Era una pernacchia napoletana. Allora, Antonietta, che non è niente di offensivo, assolutamente. È stato un modo per rendere magari quel proverbio meno pesante. E quindi allora Antonietta, visto che tu ce l'hai concesso, ma poi faremo ascoltare la dieta, no perché alla dottoressa facciamo ascoltare anche la dieta di Fausto Acciolo, di Nosaradan, quelle che tutti i consigli che aveva dato. Poverina, dobbiamo essere precisi tutti insieme. No, però io volevo dire, visto che abbiamo fatto il pernacchiamento libero, prego, vai. Allora, invece Antonietta, poi si prepari con la tua domanda. Volevo chiedere al pubblico: ci avete pensato a un proverbio? Non ci azzecca niente. Ma un proverbio d'Orsogna ci sta? Uno, anche se non c'entra niente con... Vabbè, un proverbio. Avvicina il microfono. Moglie bue dei paesi tuoi, si dice da tutte le parti. Mazza e panelle fa le fibelle. Ecco, bellissimo. Bravo. Questo è un proverbio che mette in evidenza l'educazione. Esatto. C'è anche nel mio libro ed è un proverbio che dal punto di vista così esistenziale è un proverbio che educa anche il comportamento alimentare
ed è un proverbio in cui si parla del pane. Il pane è un alimento molto antico, molti proverbi sul pane. E alla pane, base poi di ogni dieta comunque si vada a fare una dieta, i carboidrati, gli zuccheri complessi sono molto importanti. Dottoressa, mi e può... E quindi il pane è il principe, delle diete. Dottoressa, lei concorda con me? Cioè, io dico sempre, no, la mia bambina ha 10 anni, adesso torniamo un attimo seri, chiedo un consiglio. La mia bambina ha 10 anni, che è una bambina normale, normopeso, è una bambina che però tende ad arrotondarsi facilmente, quindi non la tengo a dieta, per l'amor di Dio, ma lei si autogestisce da sola. E quando mi dice, mamma, io vorrei fare la dieta a 10 anni, io dico, amore mio, puoi mangiare tutto in maniera limitata, misurata, perché secondo me togliere a 10 anni degli alimenti a una bambina credo che sia sbagliatissimo. Lei dice molto, tu dici molto bene, Federica, quando le consigli di mangiare tutto, perché a 10 anni, soprattutto quando parliamo di dieta femminile, di dieta di genere, ed è importante oggi come oggi parlare anche di questo. No, ma io ho capito l'errore, io ho capito il mio errore, io mangio tutto, è la misura che mi frega. Ecco, è lì che bisogna lavorare, e esatto, su quello, cioè mangiare un po' di meno, lasciarne un po' nel piatto, siccome noi veniamo da una storia... ci hanno educato a dire mangia tutto. Tutto, perché è cattiva educazione lasciare parte nel piatto, e dobbiamo superare questo momento. Non si offende nessuno se lo lasci, capito? Questo che ti vuole dire. È un problema che mi offendi io. E le bambine in particolare, anche quando sono piccole, bisogna abituarle a mangiare soprattutto quei cibi che contengono molto ferro. Esatto. Per la sua, per la propria adolescenza, per lo sviluppo ormonale, esatto. Tutta, e quindi i bambini debbono essere educati, le bambine in particolare, ma anche i bambini, a mangiare tutto e affrontare appunto quel periodo di trasformazione ormonale. Questo non conta per te, ok? Quindi dopo, casomai, fatti una chiacchierata con la nostra dottoressa Antonietta. Andiamo a pranzo insieme, dottoressa. Casomai nello studio. E vediamo. Nicolò, perché dobbiamo chiudere, abbiamo... No, la mia era una domanda, diciamo, sentiamo sempre che... dovremmo preferire il pesce alla carne rossa, o comunque la carne rossa una volta a settimana, così. Però allo stesso tempo sappiamo che negli allevamenti di pesce spesso vengono usati antibiotici e medicinali per gli allevamenti. Qual è il bilanciamento tra una dieta sana e comunque la ricerca anche di questi alimenti? Cioè, dove possiamo andare a comprare cose che sicure, sappiamo magari... biologiche. Dobbiamo cercare di guardare la sostenibilità del cibo. Quando il cibo non provoca residui nell'ambiente, è coltivata secondo la stagionalità, è raccolta secondo la maturazione, vive, la pianta deve crescere al sole in maniera naturale, lì bisogna, ecco, accettare l'acquisto da quelle parti, quindi i mercati rionali, cercare, purtroppo non è facile, ma cercare di guardare le etichette. E lo le spreco etichette soprattutto. Le sono molto importanti. Lui è ecologico. E esistono due tipi di etichette da guardare sul cibo che si va ad acquistare. L'etichetta nutrizionale, che ci dica quei componenti, cosa apporta, perché se prendiamo, per esempio, abbiamo il colesterolo alto, abbiamo la glicemia alta, dobbiamo stare attenti che siano che gli meno alimenti grassi, che siano confacenti alla nostra dieta. Ma la seconda etichetta da guardare è la provenienza. È la provenienza. Ed è anche la componentistica delle parti di cui è costituito il cibo. Quindi un pesce fresco, una carne fresca da un contadino, dal pescivendolo di fiducia, assume notevole importanza. E questo può essere anche un fatto positivo,
anche dal punto di vista economico, perché incentiviamo poi, certo, assolutamente, queste attività private che portano sul, il chilometro sulla tavola zero, il chilometro zero, il prodotto dalla terra o dal mare. Sulla... Antonietta, chiedo scusa, ma noi abbiamo sforato. Io faccio di nuovo vedere il tuo libro, eccolo qui, lo potete trovare e andatevi a fare questa bella cultura, perché sarà una lettura piacevole allo stesso tempo molto, diciamo, di insegnamento. Di insegnamento e di educazione anche, ma alla anche vita. Per alleggerire le pesantezze della vita. Hai capito? Chiudiamo col tuo proverbio. Allora, il mio proverbio è: salsicce e friarielli ne vanno i figli snelli, e io ne sono la prova. Buona giornata. Pubblicità, torniamo tra poco, fidati di me. Fidati di me. Fidati di me. Presidente del nostro coro che abbiamo oggi in studio come ospite, Vittoria Mastrocola, giusto? Mastrocola, cambia l'accento. Sì. Bene, buonasera, ben trovata. Buonasera a tutti. Intanto io ho fatto i complimenti, poi non sapevo che lei era il presidente, l'ho presa a caso per far vedere questo abito meraviglioso che, insomma, vi rappresenta un po' nel coro. Vogliamo sapere qualche dettaglio, intanto da quanto tempo esiste il coro di Orsogna? E non di Ortona. Allora, il coro di Orsogna è annoverato quale coro più antico d'Italia. Sono esattamente quest'anno 103 anni. Wow! Ah, allora è una super quercia, sì. Una super quercia. E da ben 53 anni è diretto dal maestro avvocato Mario Tenaglia. Ma complimenti. 53 anni. Però. Praticamente lui la colonna portante di tutto, e che con molta pazienza. E quanti membri oggi può avere? Allora, oggi siamo 45. Oggi, sì. Naturalmente, questa sera abbiamo una piccola parte, una piccola, sì, rappresentanza, sì, però in totale siete 45. E sono sicura che avrete girato tantissimo, non solo l'Italia, vero? Abbiamo girato l'Europa e il mondo anche. Siamo stati in Argentina, negli Stati Uniti, poi siamo stati in Portogallo, Francia, Germania, Spagna, anzi in Finlandia, cioè in Ungheria. Abbiamo il suggeritore dietro la signora, che sì, arriviamo. Perché siamo stati un po' ovunque, abbiamo toccato un po'. Che bello. Tutta questo Europa. È anche motivo e anche un modo per, sì, per viaggiare, per fare coesione, per stare insieme, per condividere, certo, insomma, quelle che, certo, sono poi le culture anche di altri paesi, perché credo che ci siano delle fusion, no? Quando voi andate. Sì, certo, ovviamente. Voi portate l'italianità e l'abruzzesità, insomma, e invece poi ritornate a casa con un bagaglio ancora più fornito, ricco, no? Sì, certo, sì, ecco. Sì. Complimenti davvero, complimenti. Grazie mille. Che è successo? Ah, sì, vediamo le immagini, no? Pensavo che stava scappando qualcuno dallo studio, no, stiamo vedendo le immagini di sovraimpressione di alcune vostre rappresentazioni, con i balli tipici naturalmente e questi abiti. Chi li cura questi abiti? Allora, abbiamo proprio istituito un comitato costumi che si occupa della cura e della reperibilità soprattutto dei tessuti, perché oggi non è più tanto semplice, no, assolutamente, trovare i tessuti. E di questo se ne occupa la signora Maria Tenaglia, la suggeritrice. Suggeritrice. Buonasera signora, come Buonasera. Si chiama? Buonasera, Maria D'Arleva. Maria, lei è di Orsogna proprio? Io sono di Orsogna. Orsogna, sì. Doc, non, sì, è di Ortona. Di Orsogna la signora, Ortona. No, perché Niccolò, non lo so, chi ci avrà qualche fidanzatina a Ortona. Ma poi è bello, vedere, è bello che ce l'ha scritto là. Ce l'ha pure scritto là, cioè ce l'ha scritto, no, da tutte le parti. Perché mi sono impegnato per dire coro folcloristico e poi ho perché, dato tutto. Perché di verità con la lingua è brutto, esatto, coro folcloristico. Ho dato tutto lì e poi mi sono scordato. Niente, io la faccio.
parlava tre cose insieme, no, erano due, a due si è fermato. Allora, signora, lei da quanto tempo invece è nel coro? Io da oltre 50 anni nel coro. Wow, quindi come il maestro più o meno? Sì, più o meno sì, negli come anni 70. Ah, sono moglie e marito! Ah. E te credo! Perché? E te credo! Perché? Fermi tutti! No, si è capito tutto! Ah. Fermi tutti! Fermi! Qui la domanda nasce spontanea. Cara signora, da quanto tempo lei indossa l'aureola invece? Non mai indossata l'aureola. No? No. Va tranquilla. No, 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 no. Da quanto tempo no. siete sposati? Noi siamo sposati da 48 anni, 40... quindi fra due anni faremo le nozze d'oro, le nozze d'oro. Ma intendo, però lo conosceva da prima, sì, ma sì. magari vi siete conosciuti nel coro? No, ci prima. Siamo conosciuti prima, poi lui stava già nel coro perché è entrato, che era piccolissimo a cantare nel coro. E ha trascinato anche lei. Poi io ho cominciato a sentire, a vedere, ma vieni pure tu al coro, insomma, e quindi sono entrata nel coro. Ha fatto bene, ed meglio è... controllare da vicino. Cosa non si fa per amore? Fa bene. Ripassiamo il microfono al maestro, no? Perché mi ha detto, perché non me lo chiedi a me da quanto tempo c'ho l'aureola? Da quanto tempo c'ho l'aureola? 48 anni già ce l'ha detti. L'aureola è spuntata prima o dopo? Dopo, no. Non c'è aureola, non c'è aureola. Se non avessi avuto lei non avrei potuto continuare. Che bello! Questa attività. Che bella dichiarazione! Chapeau. Che bella! Da come ho capito siete la colonna portante di questo coro meraviglioso che poi conosceremo sempre uno alla volta, insomma voglio sentire le voci di tutti, ma adesso cari ragazzi torniamo con il nostro, cosa c'è adesso? Ambra, Fausto? Girotondo Works! Ammazza, sono pure coordinati, hai capito? Bravi, fatto bravi! Cara Federica, cari amici di Fidati di me e del Girotondo Work, eccomi di nuovo nel ruolo di inviata. Sono ad Ortona, nella contrada Ripari di Giobbe, e sto per entrare a Casa Costanzo, un luogo dove immergersi nella natura e nella tranquillità. Ora vado a curiosare, seguitemi! Sono con il titolare di questa meravigliosa casa vacanza, Benjamin Carafa. Complimenti per questa struttura ricettiva. È una vera e propria oasi di pace e di relax. Grazie mille, grazie a voi per essere venuti a trovarci. Casa Costanzo vanta una posizione strategica perfetta ed è comodamente collegata in 5 minuti di macchina dal centro storico di Ortona. Vero, sì, assolutamente. In pochissimi minuti si raggiunge il centro di Ortona, oppure comodamente si può scendere al mare qui, anche in auto, in 2 minuti si sta sotto la splendida Ripari di Giobbe. Quest'anno anche Bandiera Blu, una delle spiagge premiate di Ortona. Gli interni sono molto curati, le stanze spaziose e luminose e dotate di tutti i comfort. La cucina è ben attrezzata ed è l'ideale per preparare dei pasti gustosi in famiglia o con gli amici. Consiglio vivamente di venire a soggiornare in questa meravigliosa Casa Costanzo a chiunque voglia una vacanza rilassante e confortevole. Una mia curiosità, Benjamin, per caso hai altre strutture ricettive che gestisci? Sì, infatti questa è solo una delle nostre 15 di strutture che gestiamo per i nostri proprietari. Infatti il nostro servizio si caratterizza nella gestione di proprietà
come questa, ville, appartamenti sulla costa dei Trabocchi, e gestiamo a 360 gradi l'immobile, a partire dalle pratiche burocratiche per avviare l'attività da casa vacanza fino alla gestione operativa, quindi pulizia, cambio biancheria, accoglienza degli ospiti e assistenza durante il soggiorno. E cara Federica, come si suol dire, la curiosità è donna, e quindi chiedo subito a Benjamin di portarmi a visitare un'altra struttura ricettiva. Ora siamo a San Vito Marina per andare a visitare il piccolo loft Sabbia e Sassi. Seguitemi! Questo è un incantevole loft sulla costa dei Trabocchi, ideale per ogni tipo di esigenza, ed è dotata di tutti i comfort. Come è possibile prenotare queste strutture ricettive, case vacanze, loft e bed and breakfast? Tutte le nostre strutture si possono prenotare direttamente dal nostro sito gcava.it. Inoltre, sul sito, per chi magari ha una seconda casa che adesso è sfitta e non utilizzata, può proporre il proprio immobile e vedere quanto potrebbe guadagnare affittandolo con gli affitti brevi, dandolo in gestione a noi. Cara Federica, io e Benjamin ti salutiamo e ti restituisco la linea allo studio. Anzi, lo sai che cosa ho pensato? Benjamin, vieni in studio con me. Ciao Fede, fidati di me! In giro per la costa dei Trabocchi, ambretta nostra, brava Ambra, brava. Facciamo entrare con un applauso l'ospite che Ambra ci ha già presentato, Benjamin Carafa, eccolo. Giovanissimo Benjamin, giovanissimo. Allora, intanto dobbiamo dire, caro pubblico, l'applauso doppio a Benjamin, che è venuto, che lui ha bussato con i piedi perché ha portato vassoi di non so cosa, poi li apriamo dopo, se fate gli applausi. Bravo Benjamin! Hai capito? Perché chi fa l'applauso più grande è Benjamin, c'ha la porzione più grande. Capito? Io a posto, ma io e Benjamin ci abbiamo parlato prima di tre. Non avevo dubbi. Guarda che è amico del tuo rivale. Ma non più. Come non più? È diventato amico tuo? Amico mio, sì. Perfetto. Allora, Benjamin, intanto, come ho detto, giovanissimo, però già una grande attività in pieno fiore, no? Perché cerchiamo di farlo, sì, assolutamente. È partita questa storia 3 anni fa, quindi appena usciti dalla pandemia c'era tanta voglia di fare. Anche tanta voglia di uscire di casa. Esattamente. Proprio questo ci ha spinto e abbiamo individuato questa richiesta di persone che volevano uscire di casa, scoprire l'Italia, perché in quei tempi magari non si usciva fuori dal nostro paese, si preferiva rimanere qui, e quindi tanti hanno scelto di scoprire nuove regioni che magari non hanno mai visto. Esatto, quindi più italiani nel turismo. Esattamente, in sì. Italia. E quindi abbiamo pensato di valorizzare la nostra bellissima regione, come prendendo strutture vacanti, immobili, sia ville, appartamenti, proporli sul mercato, così da accogliere turisti appunto da tutta Italia, sia dal nord che anche tanti dal centro. Senti Benjamin, dal tuo accento io noto che non sei proprio un puro sangue abruzzese, di dove sei? Sono un 50-50, no, nato a Ortona. Ortona, vedi, ho trovato uno di Ortona, così il maestro è contento. A Ortona, ecco. Parliamo un po' tutti così. Sei metà di Ortona? Metà ortonese, l'altra parte ungherese, ho passato qualche anno lì,
Poi siamo tornati qui e sto qui stabile dal 2016. Ah, però. Bravo. Allora, quindi abbiamo parlato di questa attività, case vacanze, ville e appartamenti resi a disposizione per tutti i turisti, soprattutto italiani, che come hai detto tu, ecco, vedi, poi se uno riflette, questa pandemia qualcosa di buono poi l'ha portato. Guarda, è difficile dover dire questo, perché devo dire sono stati anni bruttissimi, ancora manco se ne esce del tutto, però abbiamo vissuto veramente periodi infernali, ma se andiamo ad analizzare, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, qualcosa di positivo c'è stato. Uno di questi è proprio il turismo italiano degli italiani, perché noi a volte, adesso chiedo anche ai nostri amici del coro, prediligiamo andare all'estero pensando che di trovare cose migliori o cose uniche che qui in Italia non abbiamo. Allora io dico sì, l'estero è importante, ma ci facevo anche una trasmissione che era specializzata proprio sul turismo. Conosciamo bene prima la nostra penisola, che è fantastica, e l'Abruzzo in questo caso può offrire davvero di tutto. Io dico sempre, siamo fortunatissimi perché abitiamo in una regione dove mare e montagna sono a distanza di un'ora l'una dall'altra e possiamo godere di un clima e soprattutto, prima abbiamo parlato con la nutrizionista, anche di un cibo fantastico. Qui parliamo del chilometro zero, ragazzi, abbiamo l'olio che è eccezionale, che è un olio extravergine invidiato da tutte le parti, il vino buonissimo, siamo ormai riconosciuti in tutto il mondo, e le nostre cantine abruzzesi, devo dire... Il timballo, come dice lui. Io diciamo le cose concrete. Io ti stavo per dire la tua chitarrina alla Teramana. Chitarrina alla Teramana, i ravioli, i dolci e salati. Esatto, capito? Quindi abbiamo delle... Vai a l'estero. Vai a mangiare il sushi. Che ci fico? No, il sushi è buono, ma guarda di Dio, però... Io ci ho mangiato una volta con te al sushi. Cioè, ordiniamo due volte, ti ricordi? Esatto. Facendo il primo ordine, ripetuto. Non aveva capito come funzionava il tablet e lui ordinava due volte le stesse cose. Arrivava la roba di continuo. 350 pezzi. Esatto, non abbiamo avuto problemi a spazzolarlo. Finito. Torniamo a noi. Quindi io dicevo, qualcosa di positivo è uscito fuori. E chi come te ha saputo capire l'esigenza di quel momento ne ha tirato fuori un'attività fiorente, giusto? Assolutamente, sì. L'obiettivo è quindi dare un'accoglienza sia casalinga, perché è ciò che cerca magari il turista scegliendo la casa vacanza e non l'albergo, ma al contempo professionale. Quindi forse questa è la chiave per avere successo in questo settore, per chi magari ha una seconda casa e pensa di avviare l'attività. Uno magari parte e pensa che sia una cosa anche facile, che si può fare secondariamente. Invece ci sono delle sfide molto importanti, a partire dalla burocratizzazione che c'è con i nuovi adempimenti a cui bisogna aderire, ma anche poi dal lato della gestione, certo, che noi in questo caso ci occupiamo a 360 gradi di tutto. Hai detto due parole che vorrei analizzare con te. La prima, per chi non predilige l'albergo, ma vuole, posso usare questo termine, l'intimità di una casa singola, quindi senza orari di colazioni, di pranzi, di cene, senza orari dove magari alcune volte non c'è nemmeno il portiere di notte, quindi c'è degli obblighi di rientrata oppure deve rientrare con dei meccanismi anche per le famiglie, perché un conto, esatto, avere una camera d'albergo, esatto, un conto avere la nostra bellissima casa Costanzo con due camere da letto, due bagni, ognuno ha il proprio spazio. Senza pensare al rumore dei bambini che fanno casino con quello che è vicino che ti bussa, hai tirato lo sciacquone dell'acqua troppo presto, t'ho sentito. Quindi anche per l'intimità è il termine giusto. Assolutamente. È il termine che possiamo utilizzare. In più hai usato la parola professionalità, perché è vero che quando poi si va in una struttura alberghiera la professionalità la fa da maggiore, quindi loro sono abituati ad ospitare il pubblico, quindi a prendere gli ospiti e a coccolarli tra virgolette. In questo caso, quando uno sceglie una casa vacanze, sa che deve far quasi tutto da solo, ma in realtà la professionalità subentra quando invece ci sono i servizi, tipo... Esattamente, sì, quindi il cliente arriva e bisogna garantirgli un certo livello di pulizia,
La fornitura della biancheria, che sempre ce ne occupiamo noi, è molto importante. Anche la stessa accoglienza degli ospiti, quindi pensiamo una persona di una grande città che viene, piomba nella nostra costa di Trabucchi, non sa magari dove muoversi, è lì che noi diamo un'assistenza, certo. Oltre che facciamo così da ciceroni, abbiamo una guida turistica online che forniamo, con cui uno può scoprire le attività locali, ristoranti, bar, oltre che spiagge da visitare, quindi sabbia, ciottoli, attrezzate, libere, e le attrazioni turistiche, quindi che può essere il Castello Aragonese di Ortona, la stessa Orsogna, oppure altre località sulla costa. Intanto che noi parliamo, qui stanno andando delle immagini delle, insomma, delle case che voi adibite a case vacanza, molto belle, molto curate, complimenti. Grazie, grazie. Si vede che c'è il tocco giovanile, Nicolò. Io volevo chiedere infatti a Benjamin... Che gli vuoi chiedere, che è amico tuo? Non lo potevi dire a casa? Intanto i complimenti, perché è un ragazzo giovanissimo, un imprenditore giovanissimo. Poi però volevo fare una domanda che mi è venuta adesso guardando il video. Gigi Marzul. Ma te l'ho detto, non ce la posso fare con lui. L'altra volta ho detto, musicale, l'altra volta ho detto, mi manca Dreams, non è vero, non è vero. Per chi invece Benjamin ha una casa e non sa cosa farci, cioè dice, cioè, vabbè, tu ce n'hai una che t'avanza. No, io ce l'ho una, però Io non l'affitterei al tuo posto, perché se Federica ti butta fuori da dove state, almeno sai dove andare. No, giusto, Benjamin. Amore, per favore. Come, amore, per favore? Tienimi a casa. Come tienimi a casa? Alto caureola lì. Dicevo, chi ha, per esempio, io faccio il mio esempio, io avrei dei timori a darla come casa vacanze. Mm-hmm. Cosa magari si può fare per convincere queste persone? Allora, le locazioni brevi sicuramente si pongono come alternativa agli affitti tradizionali, dove c'è tantissimo rischio di morosità. Si sentono statistiche che oltre il 60% dei proprietari ha a che fare con problematiche di insolvenza dei clienti che stanno dentro, esatto. Peggio ancora, magari non se ne vanno. E, con la casa vacanza, quando uno fa una gestione fai da te, anche lì si applicano dei rischi, anche se sono di meno. Quando entriamo in gioco noi, c'è una garanzia assoluta su ciò, sul comportamento del cliente, quindi sulla tenuta della casa. Noi ci occuperemo a 360 gradi della pulizia, cura e manutenzione dell'immobile, anche di un eventuale giardino o piscina. E i clienti pagano sempre in anticipo, quindi non c'è rischio di morosità. E diciamo una gestione chiave in mano, quindi il proprietario è assolutamente tranquillo di tutto, non deve pensare a niente e può vivere il sogno di avere una casa vacanza e accogliere tanti ospiti nella nostra stupenda costa di Trabucchi. Bravo, bravo! Posso fare? Questa canzone mi ha ispirato. No, scusa, aspetta, maestro, volevo dire che anche Andrea d'accordo al nostro Faustino. Ma oggi è un complotto. Oggi un complotto, ci si è messa anche la dottoressa con Faustacciolo. Che dico, cosa quindi sei? Io ormai non parlo più. Vado a fare una domanda a questa canzone. Tanto siete belli insieme. Siete belli. Il giorno e la notte. No, stavo a dire un'altra cosa. Ma lei si sente più notte o più giorno? O è il giorno che si sente più notte di lei? Questo è Marzullo. Appunto. Se era preparata sta domanda, capito? Questo è veramente difficile. Forse mi sento più notte perché sto tranquillo quando gli ospiti dormono. Ecco. Ah, bravo. Questa non era facile, questa non era facile. Bravo, ti sei riuscita a districare. Mi serviva un terzo in mezzo a questo gruppetto, veramente, mi serviva. Bravo, bravo. Beh, vieni quando vuoi, Benjamin. Porta i dolci. Perfetto. Allora, come possiamo fare noi per usufruire dei servizi delle vostre case vacanze? Esiste un sito, cioè diamo queste informazioni che sono molto indispensabili. Molto semplice, c'è il sito gecava.it, Gecava sta per gestione case vacanze, e lì è possibile sia prenotare le strutture che già abbiamo in gestione
e sia poi proporre, candidare il proprio immobile, la propria seconda casa. E il processo è molto semplice, si fissa un appuntamento, si va a visionare l'immobile, dopodiché si fa una proposta in base a un'analisi di mercato di quanto può rendere quell'immobile, e da lì il proprietario decide se affidare la proprietà. Stiamo vedendo appunto Jekava, che è appunto quello che vi diceva Benjamin, ma se io invece volessi usufruire dei servizi di Jekava, quindi di una casa per ospitare degli amici, cioè si può fare anche tutto tramite online, tipo uno di Milano che vuole venire nella Costa dei Trabocchi può andare sul sito, scegliere la tipologia di appartamento che, o villa che più gli si addice, anche in base ai costi. Assolutamente sì, sul nostro sito. Ed è tutto online. Esattamente, la prenotazione si può fare online o chiamandoci, così che forniremo un preventivo su misura e potremo anche consigliare la struttura adatta all'ospite. E noi ve la consigliamo, fidatevi di me. Perché dico questo? Benjamin, non so se hai sentito che capita spessissimo, e quest'anno soprattutto ne ho sentite di ogni, di gente che dà le caparre, parte con, carica la macchina, parte per l'avventura, arriva. Lì non trova nella casa e sono spariti quelli che gli hanno preso la caparra. È una cosa molto ricorrente. Questi sono dei fenomeni che rendono il lavoro più difficile, perché è sempre più difficile traspirare fiducia nell'ospite, certo, e anche nei proprietari. E noi facciamo di tutto, non abbiamo la caparra confirmatoria, in realtà eventualmente c'è o il pagamento all'arrivo o il pagamento anticipato se è una tariffa non rimborsabile, e comunque con tutte le burocrazie che ci sono siamo sempre a norma, il cliente può sempre controllare in base al CIR, o adesso ci sarà il CIN per le nostre strutture. E quindi è tutto molto chiaro. Che bello, che bello. No, questo serve per far capire la differenza, quindi noi vogliamo puntare proprio su quel messaggio lì e dire affidatevi soltanto ad agenzie concrete, in questo caso Jekava. Bravo, bravo Benjamin. Se vuoi restare qui con noi, perché volevo chiedere qualche informazione a questo magnifico gruppo. Fra poco arriva nostro amico che a sua volta porta un altro amico che è diventato anche nostro amico, come se altro che Gigi Marzullo, sta a fare un giro pazzesco, ma non ve lo voglio svelare, arriva fra pochissimo. Passiamo il microfono dietro, passiamo da lui con gli occhiali, che è l'unico che non sta in divisa. Perché? Sono il fisarmonicista del coro. Capito, ho beccato il musicista, maestro, dopo alla fine ci fa sentire qualcosa, va bene? Ok, accanto abbiamo Marta, di dove sei? Di Orsogna. Non Ortona. Sono nel coro da 40 anni. No, scusa, fermati. Più 9 di gestazione. Perché? Ah, è la figlia. No, ragazzi, l'applausone. Sono nel coro da 40 anni, ma perché quanti anni ha? Io le ne davo 20. No, ma in realtà devo ancora compierli. Dai. Beata a te. Devi compiere 40, però giustamente dice con 9 di gestazione ci sto da prima, detengo il primato rispetto alle altre ragazze, quindi perché sei la figlia, insomma, del maestro, sì, e della signora costumista, la posso definire anche così? Il microfono. Da poco che mi interesso della cura dei vestiti, però diciamo che tutte le signore, ognuna sono di noi, sì, ognuno di noi si occupa dei vestiti, cercando di essere il più possibile fedeli alle nostre tradizioni. Certo, qui certo. Abbiamo il vestito della figlia di Orio, sarebbe il vestito lavorativo delle contadine di allora. Avvicini il microfono, signora. Sì, poi abbiamo i vestiti come il mio, della signora, della maggior parte di noi, che è il vestito festivo della domenica. Dopo li facciamo vedere più da vicino. Sì. Accanto abbiamo la signora. Nome? Nome, avvicini il microfono. Giusina. Giusina. Gio.
Giosina, però Giosina dobbiamo avvicinare il microfono. Così, va bene? Così va bene. Okay. Giosina, sì. Lei è di Orsogna? Sì, sono di Orsogna. E da quanti anni? 50 anni. Ma c'è qualche parentela con la signora? Io sono la suocera. Sì, c'è qualche... La suocera presidente. Allora, io sono la... No, ma io ho paura che qua scava che te scava, qua siamo una famiglia di parenti. No, qui c'è anche mio figlio. Ah, perfetto. Scusa? Suo figlio? Mio figlio, okay. Mia nipote. Ok. Tutta la famiglia. Perfetto. Tutta la famiglia. Mio figlio sarebbe marito, sì. Nipote, figlia. Sì. Abbiamo fatto tutto il sì. Sono persi. Si è perso, non ti preoccupare, adesso ci arriviamo. Accanto. Io sono Alessandro, sono dal coro da oltre 30 anni. Beh, non voglio sapere da quanto stai nel coro. Sei sposato con qualcuna? No. Niente. Adesso è tutta, no. È single. Questo però single. Non vorrei che passassi l'idea che magari ogni volta che andiamo all'estero qualcosina succede... Succede qualche inciuccio, quindi chi si sposa? No, chi questi stanno insieme da anni, no? Che inciuccio, se sono sposati prima. E questo passa che il coro è una grande famiglia, una bella cosa. Allora, vi siete conosciuti dove? Mo' lo vogliamo sapere. Con la signora, con la presidente. Voi dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in piazza, al centro di Orsogna. Non c'è niente il coro? No. Chi è che è andato prima di voi due al coro? Ma sicuramente la presidente. E sì, ti ha detto, sì. Vieni, due sole cose, non si mangia. C'è stato un ricatto, sì. Lo sapevo io, sì, io lo c'è sapevo. Stato un ricatto e poi giustamente io ho dovuto cedere. E certo. Per forza. Qual è stato il ricatto, sul cibo o sulle pulizie di casa? No, perché quello è. No, oltre questi non anche il fatto i che dettagli di letto, no, che mi cambiava la toppa di casa, praticamente non potevo. Direttamente sì, immediatamente, sì. Infatti. Perfetto. Devo dire che su qualcosa non ha messo il veto perché è nata questa splendida ragazza. Certo, quindi... eccola qua, adesso ve la presento. Salve, sono Alessia e sono da pochi anni nel coro rispetto alla maggior parte delle signore che Quanti sono qui. Quanti anni hai Alessia? 22. Ma anche lei sembra piccolissima, sembra più piccola. Come me? È uguale, spiccicate i denti uguale 22, te. Pure io. 22, quindi tu non sei nata, la gestazione non c'era nel coro. No, non fuori ancora. Fuori dal coro. E attualmente sono la sposa del coro e fidanzata dello sposo del coro, Tommaso. Anche fratello. Questo è un vizio di famiglia! È un vizio di famiglia! Passa il microfono al fidanzato. Sì. T'ha ricattato pure a te? No. Ci sei andato di tuo spontaneo volontà? No, lui mi ha ricattato. No, scherzo. Cioè, non ci sta capire più niente, un attimo si sta intrecciolando. In realtà questa è la prova che il coro, anche a 103 anni, seguita a far nascere un amore come il direttore 50 anni fa. Vai, è una prova questa. Questa musica Andrea mi ha ricordato che noi volevamo aprire una rubrica sui cuori per creare coppie, no? Quindi abbiamo provato una volta a fare, ci ho provato con lui ma non ci sono riuscita. Non è vero, sei riuscita. Fuori dalle telecamere. Ci ho pensato da solo. Esatto, abbiamo fatto malparata e ha fatto da solo. E detto ciò, noi stavamo pensando di fare una rubrica dei cuori, voi siete i primi, va bene? Chi è che fa Gianni Sperti e Tina Cipollato? Io posso fare Tina. No, loro. Trovo Anna Tina Cipollare e Gianni Sperti mezzo a voi e facciamo, perché qua devo dire i risultati ci sono. Comunque, vi siete conosciuti fuori dal coro e l'ha ricattata a venire nel coro della mamma e del padre. No, in realtà ci siamo conosciuti dentro al coro. Dentro al coro. Sì. Hai capito sto coro? La colpa è vostra. Non ve lamentate del genere perché questo... Se lo fa l'annuncio, Federico. Come ti chiami? Tommaso Bucci. Di Orsogna, dal 2009, quindi 14 anni che sono all'interno del coro. Federico, possiamo fare l'annuncio? Cioè? Ti vuoi fidanzare? Entra nel coro di Orsogna! Bravo! Sì. Funziona. Arriveremo dopo all'ultimo piano per conoscere le altre rappresentanti. Intanto io volevo fare un applauso e salutare questo fantastico ragazzo Benjamin Carafa e ricordare gcava.it. Quindi se volete una vacanza sicura e al 100% professionale, rivolgetevi a dei veri professionisti. Complimenti. Grazie Benjamin, torna quando vuoi, non te ne andare perché dopo alla pubblicità apriamo i pacchetti. Grazie mille. E adesso
Ve l'ho detto, sta per arrivare un grande amico. Stavo a guardare la telecamera sbagliata perché il mio amico sta proprio dietro Alberto. E allora io direi, Andrea, facciamo così. Partiamo con il loro video. Sarei stanco di bere le lacrime dai miei eyes. Già sì, sciogli ogni respiro se una breaking bad girl. Fiumi neri lucidi che sciolgono il tuo volto. Ora vedo in te una donna senza maschere. Quando ti imbarazzi e rossisci brilli come le notti ad agosto. E se siamo insieme come il Chrysler Building e ogni cosa al suo posto. Dimmi come ti senti quando sei solo in un posto e coi complimenti sono tanto fragili quanto gli uomini e i loro squallidi. Fiumi neri lucidi sciolgono la tua libidine. Non mi basta stare. Ragazzi, non sapete che amo io quando vedo Michele Pazzo mi emoziono. Hai capito? Quindi si è emozionato. Amore di casa. Intanto facciamo un applauso e tanti auguri al neolaureato. Bravo, Marco Smarcelli. 110, giusto? Con lode e mi sembra pure il bacio accademico. Sì, sì, proprio un bacio a stampo. Un bacio a stampo, cioè. No, per l'amor di Dio, va bene il bacio accademico. Bacio accademico. Il bacio accademico. Bacio accademico, complimenti davvero. Grazie.
Questo è l'esempio, io sono felicissima quando mi hanno detto, sai Federica, stiamo uscendo con un nuovo pezzo che io già avevo sentito, belli, già avevo sentito. E io ho detto assolutamente, fidati di me, il posto giusto per lanciarlo e soprattutto per far vedere la buona musica si può fare anche quando dietro ci sono dei ragazzi di valore come loro. Michele l'abbiamo straconosciuto anche attraverso Dreams, Marcos grazie a Michele è entrato pian piano nella nostra famiglia e abbiamo scoperto, oltre ad essere due bravissimi artisti, due ragazzi per bene che non guasta mai, non guasta. Volete andare pure voi al coro? Si rimorchia? Ah, un piacere. Se fa famiglia al coro, ragazzi. Anche se voi siete tutte e due felicemente fidanzati. Sì, siamo felicemente fidanzati, però magari sarebbe una bella esperienza conoscitiva artistica. Ci portate le fidanzate perché vi sposate? No, mo si godono un po' la vita da fidanzati, poi quando hanno voglia di far famiglia chiamano Orsonia. Esatto. Si va per il matrimonio. Questa è una cosa che tu dovresti già fare. Io 2025, mi iscrivo al coro e amore ci iscriviamo al coro. No, che mo te iscrivi nel 2025 e così minimo deve passare un altro anno. Noi prima amore verso il 2030. Vabbè, a te è giustificato perché tu ti sei fidanzato fresco di giornata, quindi diciamo qualche mese in più può passare. Noi anche siamo freschi, Federica. Quanti anni? No. 3 anni. Ma vai a pallotto per me. Io di meno. Allora, Jessica Rabbit, Yes. Questo titolo perché? Allora, abbiamo voluto prendere come riferimento questa figura storica cartunesca del mondo della televisione, del cinema e del cartoon, insomma, però per portarla come metafora di quello che volevamo mandare, insomma, il messaggio che volevamo trasmettere nella canzone. Cioè, l'abbiamo presa per un po' sdoganarla, nel senso raccontare la bellezza e le fragilità che ci sono, che ognuno di noi ha, anche magari dietro il trucco o dietro magari quella maschera che magari alcuni di noi possono presentare davanti a persone, insomma, in qualsiasi lavoro e quant'altro. Tornando indietro con i proverbi, ce ne sarebbe uno ad hoc, l'apparenza inganna. Esatto, ecco. Esatto. Quindi. E quindi lei... Infatti nel famoso cartone... Non era proprio questo, cioè capito, ha preso spunto, esatto, Andrea. Esatto, ecco, nel ecco. Famoso cartone lei poi tra l'altro è anche una sorta di cattiva / femme fatale, no? Tra l'altro noi proprio... abbiamo Lisa che potrebbe essere perfetta per fare... Tu stavi a cercare Jessica Rabbit, io ti volevo dire ma ce l'abbiamo in casa. È vero, ce l'abbiamo in casa, abbiamo Lisa che... Quando gli dici di camminare da gattona è a parte sua proprio, perché è felicissima. E quindi l'abbiamo voluta proprio sdoganare per questo, cioè abbiamo voluto raccontare la bellezza anche dietro le sue fragilità e nel video una ragazza insomma che si è prestata ad interpretare Jessica Rabbit e si chiama Andrea Di Girolamo, è stata veramente bravissima e abbiamo raccontato proprio nel video questo cambiamento dalle scene iniziali e poi alle scene finali. Che bello, bravi. Ma questo connubio, Marcos, perché io so che vi siete trovati, avete iniziato a fare questo lavoro insieme, ricordiamo che questi due ragazzi l'anno scorso sono arrivati alle finali di Area Sanremo e quindi complimenti davvero. E poi Federico, voglio dire una cosa, in questo periodo è tornato in voga il duo degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto, che sia di buon auspicio. Che sia di buon auspicio, no, ma si stanno a ricongiungere tutti i gruppi. Appunto. I ricchi e poveri si erano ricongiunti tutti e qua, beh, poi sappiamo che fine hanno fatto. Poi anche... Paolo e Chiara, esatto. Che tra l'altro sono abruzzesi. Quanto siete... Abruzzesi, sono di... Papà è di Chieti, anche però... gli Oasis adesso... distrutti da anni, rifaranno un tour quest'estate. Pure io sono abruzzese. Di Lanciano. Anche i Pooh si sono riuniti, tutti. Hanno rifatto. Che sia il buon auspicio per loro, quindi, ma i nuovi 883. Esatto, no, ma loro sono di più di 883. Sono 16 e 7. Mi metto a ballare, faccio peggio un repetto. Capito? Ma noi abbiamo loro, Marcos e Michele, che secondo me sono molto meglio. Basta stanotte per averti ora, ti cambierò per nome, ti raccontami. Allora ragazzi, la cosa bella, allora io sulla scrittura e sulla musica non avevo dubbi perché vi conosco
So come scrivete e so cosa riuscite a creare. Michele si è creato, tra parentesi, anche da solo, perché poi se l'è vinto lui, ma era già in opera che l'avrebbe dovuto fare. Per chiunque avesse vinto la prima edizione di Dreams, poi ha vinto lui, se l'è suonata e se l'è cantata, come esatto. Si dice. E quella canzone meravigliosa, Apollo 11, yes. Che mi piace da morire, mi piace tantissimo anche l'altra che tu hai dedicato al tuo nonno, al tuo sì. Magnifico nonno che è venuto a mancare. Quindi io già sapevo la modalità di scrittura, il tipo di scrittura e di musica, e quindi non avevo dubbi del risultato. La cosa bella vostra è che riuscite anche a creare dei video coinvolgenti. Chi vi aiuta in questo? Beh, un bravissimo ragazzo, anche qui giochiamo in casa, Leonardo Del Vecchio, che però adesso da un po' di tempo si è trasferito a Milano, lavora lì. Però è lo stesso che è stato responsabile del primo video che abbiamo rilasciato insieme di Ballare. È un Ballare, bravissimo ragazzo. Ballare, ricordiamo che è quella di Sanremo, sì. Di Area Sanremo. È un bravissimo ragazzo, è nostro coetaneo peraltro. È molto bravo, secondo noi ha un ottimo occhio. Anche la fotografia, come avete potuto vedere dal video, è molto curata. Assolutamente sì. Ci siamo avvalsi anche insomma all'inizio di un altro ragazzo che si è occupato poi di sistemare un po' il colore, perché dietro i passaggi di un prodotto finale, sia musicalmente che anche in televisione, chiaramente lo sapete benissimo, ci sono dei passaggi di lavoro assolutamente in, sì. Da persona a persona. Dillo ad Andrea che dorme e vive qui dentro, il nostro regista, anni, anni e anni, vero Andrea? Natale si avvicina, cosa vuoi per pranzo che te lo porto? Che tanto sta qua, ridi, ridi. E quindi la collaborazione con lui è stata proficua per riuscire ad avere un prodotto professionale, quindi... Complimenti ragazzi, complimenti. Allora... L'obiettivo, io so che comunque voi viaggiate anche in corsie parallele, nel senso tu continui a fare il solista come Michele Fazio e tu come Marcos, però questo, quando poi vi unite create sempre qualcosa di magico. Qual è il vostro, come vi immaginate il vostro futuro? Beh, sicuramente l'elemento che ci contraddistingue e che ci ha fatto unire è la spontaneità, cioè nel senso non ci fare... Soprattutto quando facciamo musica insieme non si fa mai nulla in maniera robotica, cioè nel senso non ci mai vediamo per sederci sulla scrivania e dirci ok, ora scriviamo una canzone. No, non funziona no, così. No, assolutamente no, è proprio quando non ci pensi ferma che la fai. Nemmeno quando stai seduto al bagno, Fausto, che tu prendi no. Spunto là ogni volta, mi chiami e mi dici ho pensato a questa canzone, dove stai fa? Sto sul bagno, ecco. No, anche, non... anche una canzone che dopo sarà... del mio, mio ospite no, non ci sono ospiti oggi, ci sono ospiti e sto a pensare sul bagno quindi ovviamente l'elemento fondamentale sarà questo e, quindi abbiamo tantissimi obiettivi da raggiungere e cerchiamo sempre di più di migliorarci, perché poi in questo mondo è un mondo che corre parecchio, quindi troppo secondo me, esatto. Vero? E quindi dobbiamo avere dei pattini molto utili per poter correre, per poter insomma cercare di poi di essere sempre noi stessi, perché poi questa è la cosa più importante di tutte, cercare sempre sì di non snaturarci, ovviamente conformarci a quello che è il mercato discografico, perché va fatto anche quello, però contemporaneamente rimanendo sempre noi stessi e cercando di scrivere quello che ci viene dentro e non quello che dobbiamo scrivere per forza, insomma. Assolutamente concordo, io sono felicissima e sono molto orgogliosa, Michele, di te, tu lo sai, perché io ti ho stimato dal primo momento che mi hai mandato il provino. Lo so. E ho sempre creduto nelle tue capacità e spero davvero un giorno di potervi ospitare a livello professionistico alto, già lavorate a livello professionistico, io dico alto, che riconosciuti veramente, perché meritate il successo nazionale e non solo, quindi spero di potervi fare un'intervista un giorno e mi raccontate, sai Federica, veniamo oggi perché abbiamo un tour pazzesco, non ci abbiamo date, quindi vieni tu da noi, vengo molto volentieri. Io vengo sul tour bus per cucinare. Te pareva? Te pareva? Beh certo, se vuoi portare l'abruzzesità in giro, assolutamente sì. Te do Fausto. Capito? Anche se non gli conviene, perché poi parte con le parodie pure con loro, capito? Io quella è seconda, quella contro pubblicità. No, più che altro non gli conviene perché sono magna lui, allora sono magri, porelli, non gli tocca niente, non gli tocca. Allora, vi lascio una parola al pubblico.
perché devono seguire Marcos e Michele? Vai Marcos, inizia tu. Allora, per il motivo stesso che ha elencato Michele all'inizio, nell'esordio, ovvero la contaminazione che poi si sente nei pezzi che facciamo, di due percorsi diversi, di due ascolti e mondi diversi che poi generano questi prodotti che incontrano sempre il gradimento di varie fasce di età. Cioè noi ogni volta che facciamo ascoltare i nostri pezzi, ci esibiamo, la cosa che riscontriamo maggiormente è che tutte le fasce di età godono del prodotto, quindi da ragazzi giovani a persone più diversamente giovani. Esatto, e quindi guarda, se mi indicavi andava bene, cioè non mi offendevo, tranquillo. E quindi diciamo che no, parlo proprio di età molto avanzate, perché è sorprendente anche Antonio, per noi. Antonio, vedi, Antonio prima ballava, ha messo no, il pezzo e parliamo di persone anche pure di più, è che Antonio non c'è più niente qua, Marcos, è giusto, Antonio, sei il decano? Sei il più anziano? Sì, quindi il decano è Antonio. Chiediamo se ha gradito. È piaciuto il video? Molto, ecco, bene. Quindi la statistica è riscontrata. Hai ragione. Quindi questo è il mio messaggio. Il tuo, Michi? Il mio messaggio è quello di seguire comunque due ragazzi che si impegnano ogni giorno per fare quello, insomma, che vorrebbero fare nella vita. E, due ragazzi che cercano di raggiungere i propri sogni, i propri obiettivi ogni giorno e lo fanno con naturalezza e con verità, soprattutto. Hai parlato di sogni. Importante. È iniziato il nuovo percorso di Dreams Regular, quindi l'età che vi compete. Hai da dare un consiglio a questi ragazzi, visto che sei il vincitore della prima edizione, hai sdoganato tutto? Di viverla al 100% e di non avere rimpianti alla fine e di mettersi in gioco, perché poi ovviamente è sempre comunque una sfida, e di condividerla però con tutti quanti i partecipanti, perché poi si crea una bella famiglia successivamente anche alla fine del programma, e questa è la cosa più bella che avete creato, anche con i giudici soprattutto. Quest'anno no, quest'anno c'abbiamo il giudice fisso. Alla prima edizione si è creata una bella... Perché c'eri tu, Faustino. Quest'anno abbiamo il malefico Niccolò Cantagallo. Io ho scoperto un talento, sta qua. quest'anno ci sono dei ragazzi bravissimi. Bravissimi, però c'ha ragione Fausto, ha scoperto un talento. Lui può dire che c'era. Lui c'era. Grazie Michele Fausto, grazie a voi. Grazie ragazzi. In bocca al lupo per tutto. Torniamo dopo la pubblicità, fidati di me. Non mi basta stare a te per averti, ora ti chiamerò per nome, ti raccontami le tue parole. Ho fatto per te, fidati di me. E ormai l'avete visto minaccioso, è il momento del nostro chef Fausto Acciuolo. Io intanto non lo sopporto. Bucica. E poi non lo capisco, quindi sta bucicando. Che c'hai qua dentro? Bucico, frittata di maccheroni e di cipolle messe insieme. La mia nuova ricetta partenopea. Sentivo un odorino molto invitante. Avevo mischiato le cipolle. Mi fa un po' paura con questi mestoli, devo dire la verità. Già è minaccioso nella clip, quindi ci meno sopra Enoch a Nicolò. Sopra sta accattendo sopra a Enoch. Senti, maestro, io questo tizio, cioè questo cialtrone, continuo a non capirlo. Non lo sopporto, poi non lo capisco. Nicolò, può chiedergli, e sarà venuto sicuramente con qualche cialtroneria, gli può chiedere per favore che ci ha portato oggi? Però Nicolò, è anche il caso che tu impari un po' il napoletano. È una lingua universale. Ma io napoletano sì, ma lui non parla napoletano, parla un'altra lingua. Ma è un napoletano stretto, molto stretto. Molto stretto, aderente. Sei un po' allargato un po' quando lo parla. Però assolutamente no, io sono d'origine napoletana e parlo così, perché se dopo torno a Napoli e tutte quante, che mi dice che mi fai sotto la ruota in giro e torno e tutto. Senti, per esempio adesso cosa avrebbe detto? Che è molto fiero di essere napoletano. Bravo! Cioè, non è che... Sono
cioè, si è capito, no? Sono oggi vengo smentito da tutti gli ospiti. Da tutti... Posso appoggiare un attimo? Sono scotta. Ma io voglio capire cosa ci sta qua. Affrettate, mancano. Lasci questa che ti stacca dalle braccia. Da me. Allora, che devo essere dato un colpo dalle dita? Non me lo trovo, hai capito? Vuoi sapere che te certo che lo voglio sapere. Statti ferma. Cioè, non è che. No, ci vuole proprio l'interprete. Ma che ci ha portato oggi? Oggi ho portato la ricetta tipica inventata da me. Ho inventato tantissimi anni fa la pastiera napoletana. L'ha inventata lei? L'ho inventato io, mia nonna, cioè. Diciamo, mia nonna che mi ha dato la passione per la cucina. Dopo mia mamma è entrata in cucina un po' come un coro di Orsogna qua. A bugiardo! Senti un po', ma quindi è una ricetta antica tramandata da generazione in generazione. Che è questa? Ah, ricetta, una squartata ricetta, andate. Che scandalo! Guarda che disastro! È antica! Senza un briciolo di professionalità, senza un briciolo di niente. È antica! Ma che fazzoletti si è soffiato il naso prima? Allora, il primo pezzo mettiamo qua. Ecco, allora si parte con un pendolino, metto un pendolino e ci versiamo un grano, un latte, un pizzichiello, come si dice a Napoli, un pizzichiello di latte. Dopo hai capito, Nicolò? Hai capito, Nicolò? Aspetta, la cannella gira tutto quando esce lo fuoco, che va a ardere lo fuoco, ad ardere tutte cose come lo sangue napoletano. Un attimo. Che hai detto? Che tutto... cosa ha detto? Un po' di farina e acqua. Ah, ok. In che senso? In che senso? Poi il grano va cotto, il grano. Prendo cioè, il grano va cotto. Il grano va cotto. E quando il latte, capito, non si assorbe, non si ritira, come se dice a Napoli, ci vanno 15 minuti. In queste 15 minuti mettere sanzoni napoletane, Napoli, mille colori. Domenica d'agosto, quando neve che cade, in queste 15 minuti, bolle, e scoppia tutta Maria, deve stare a mettere i panni e tutto. Andiamo bene, proprio bene. Mettere in forno a 280 gradi. Ok, quella. 280 gradi, ma che fa? Se fonde tutto, si no, so, questo strilla e basta. Ma che strilla, no, che strilla. Ma vedi, ci mette la poesia, ci mette anche il canto napoletano. Ah, siamo passionali a Napoli teniamo un coro. Sì, ma va davanti. Sarracino. Va davanti. Sarracino. Legga, dai. Poi dobbiamo preparare la frolla. Sai che cos'è la frolla? La sfogliatella. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? La sfogliatella, ci stanno tutti i sfogliatelli. Riccia e frolla. Riccia e liscia ci stanno. No, riccia e liscia. È pelata pure. E con le mesh, pure con le mesh. La sfogliatella con le mesh. Quindi, prepari la frolla e metti il burro e bucic. Termina napoletano. Poi ci lasciottano, ci metti. Maestro, scusi, può chiedere allo chef? Lui sa talmente tanto bene questa ricetta che la deve leggere. Alec, per rispetto a mia nonna. Ma lui perché è molto professionale. Sei antica. Eccolo qua. Quando sento questa canzone, un cuore mi sbatte. E fa tu. In cucina ci vuole passione. Allora ve lo dico in maniera poetica. Ascende a metà frolla. E gira tutto quanto dentro la pentola e vado qua e vado là e scende su e sale il profumo del burro e sale tutto quanto e da lontano si sente la voce che mi dice il profumo mi sta entrando dentro la casa a me che me ne fotte da spiaggia. Cioè, i passi della ricetta finiscono sempre con qualcuno che strilla. Maestro, che cosa ha detto? È che praticamente puoi cacciare, è pronto. Chi sta a pastiera napoletana? È stato molto chiaro. Era facile. Era semplicissimo. Era facile. Questo che ti spezzo le mani. Allora, adesso, ma non ti poteva portare la pastiera qui? L'ha fatta, poi ce la mangiamo dopo. Sta là dietro, sta. Ma noi l'ha fatta oggi, Niccolò. Tu non dai fiducia però a questo ragazzo. Io ho paura a dar fiducia a questo ragazzo. Volete che vieni a cucinare un giorno lo scelto? Lo vedi? Ma il problema è proprio questo, che lo aizzano tutti quanti. Pure la nutrizionista prima. Allora, se vi è piaciuto, chef Faustaggiolo, un applauso! Settimane ci manca come l'aria, Edico Lando!
Sì, eccomi. Prego, con la canzone, così poi lo accogliamo con il grande applauso. Prego, certo. Maestro. Prego, vai. Pronti. Lo presentiamo come merita. Caro Giampaolo, questa sera io ti canto una canzone, perché tu sei sempre simpatico e amico di noi tutti. Certo, noi ti vogliamo bene, ed è per questo che lo studio è tutto in festa. Quando racconti le notizie, amore tuo, sai sempre cosa e come dire ciò che pensi. I tuoi racconti sono favore per noi. Caro Giampaolo, questa sera io ti canto una canzone, perché è bello sempre averti qui con noi, ed è per questo, certo, noi ti vogliamo qui, perciò adesso tu, certo, prendi posto lì. Angelone, Giampaolo Coppola, grazie, la sua parte. Vedi che faccio massaggio. Fai massaggio. A me però non me l'hai fatto il massaggio. No, 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 a Giampaolo. Veloce, così non è geloso. Pronto, pronto? Eccoci, con eccoci. Questo eccoci. Servizio, con questo grazie, servizio grazie, di massaggio. Buonasera, Giampaolo. Grazie, Elisa. Sempre una che splendido matti. Pubblico. Bellissimo, sempre prendi una gabbia di matti. Sì, noi, sembra quella totale, cioè non c'è. Cioè, ma poi non so perché arriva il pubblico sempre serio, ma con un attimo si immedesima in questa gabbia, capito? Ma questa è una magia. È una magia, è una magia. Con un attimo prendono subito i nostri ritmi, capito? E si crea un'atmosfera sempre indescrivibile. Sempre unica, ecco. Sempre unica. Ti siamo mancati. Ma che scherzi, 4 settimane non si può fare così, eh. Devo dire la verità, guarda, ricevevo messaggi da Niccolò Cantagallo con le lacrime proprio, perché arrivava il martedì che lui era che noi registriamo il martedì, tanto lo sanno tutti ormai che registriamo, il martedì lui si sentiva spaesato. Ho saputo. come facciamo poi due di fila fanno male. Basta con sto calcio, fa male alla salute, ecco, torniamo bene noi qua in studio. Va bene. Allora Fede, volevo partire proprio dalla nostra rubrica principale. Il momento orso. Il momento orso. Nasce proprio per i nostri orsi marsicani. E proprio da una notizia sull'orso marsicano volevo partire, cioè la orsa bambina. Oddio, mi sono persa qua questa notizia. No. Eccola qui con un cucciolo. Perché te ne parlo? Perché, insomma, ne abbiamo già parlato in qualche edizione precedente, però dobbiamo ricordare sempre questa brutta abitudine di corrergli dietro. Agli orsi, nel senso qui parliamo di un 62enne di Rivisondoli che aveva inseguito l'orsa bambina e il suo cucciolo in auto, immortalando la scena e poi per poi pubblicarla sui social, il video. Allora, questa è una cosa che è vietatissima, non si può fare, ci sono le ordinanze dei sindaci. Perché? Perché provocano quella che, in base al capo di imputazione, perché questo signore è finito sotto processo e sarà processato il prossimo 10 febbraio, determina condizioni di stress, cioè cambiamenti significativi delle condizioni fisiologiche ed etologiche del plantigrado, cioè gli creiamo proprio uno stato di stress tale che loro poi si allontanano dal luogo per tanto tempo, come è successo a lei. Questo è avvenuto a Roccaraso nel giugno del 2023. Questo signore è stato alla fine identificato dai carabinieri, che hanno sequestrato il suo telefono, il video, anche la macchina. Ammazza. E rischia una condanna da 3 a 18 mesi e una multa da 5 a 30 mila euro. Quindi non è un gioco andare dietro a un orso, inseguirlo, prendere, filmarlo, sì, o accendergli i fari addosso. Raga, non favo più le foto a Fausto, io non voglio correre non questi rischi. Cioè, ragazzi, stavo se buoni. Io so l'orso buono. L'orso Bruno. L'orso Bruno. Se è grave che già lo facciano, che lo faccia già un turista, figurati. Cioè, una abruzzese di montagna che lo dovrebbe sapere, esatto, insomma, no. Esatto. Peraltro in questo caso era stata addirittura posta una taglia dalle associazioni animaliste proprio per avere elementi utili per il riconoscimento dell'automobilista. E insomma, io ti ho riportato questa notizia perché è un vizio che fa fatica a morire e mi dispiace quando poi siamo
noi, no? Cioè chi vive in Abruzzo, i primi a dare questo brutto esempio. A questo brutto esempio, però era già successo un quarantenne di intro d'acqua in macchina con moglie e figlio, inseguito dall'orso, l'ha filmato coi fari. Cioè, invece di spegnerli, di semplicemente assistere a questo spettacolo meraviglioso che ti passa davanti. Esatto. Beh, oggi purtroppo siamo sempre tutti pronti con questi telefonini ad immortalare la qualunque delle nostre vite personali, quindi quando ti vedi uno spettacolo del genere, io mi metto anche nei panni di chi l'ha ripreso, dice no, voglio condividere questa situazione, senza magari pensare al danno che può provocare all'animale. Provocare all'animale, certo. Però non sto giustificando totalmente, ma un pochino mi ci medesimo. Non ti dico che avrei fatto la stessa cosa, perché io poi il momento me lo vivo, ho imparato a vivermi i momenti, a lasciare poi indietro. Però il telefono. Puoi anche spegnere la macchina e fare il video dalla macchina, cioè avere quella prontezza di, così, di assistere allo spettacolo. Ovviamente il video da solo non fa niente, esatto. Però se tu lo insegui, gli accendi i fari, comunque lo stai spaventando, certo. Quello è un maltrattamento di animali, certo. Io l'ho voluto dire perché, attenzione, perché si commette un reato, quello che invece può sembrare un souvenir per noi. Poi se ci confrontiamo al Trentino, dove quasi il 100% ha deciso che li dobbiamo mandare tutti via, li hanno voluti loro, allora non c'è partita. Assolutamente. Però no. Questo è il nostro animale, il nostro simbolo, ce ne sono pure rimasti pochi, la nostra fauna abruzzese. Vabbè, allora passiamo, parliamo di vacanze. Ecco, abbiamo parlato di case caro vacanze. A te che non le hai fatte, ma io proprio perché sono sensibile al tema ho deciso di portarti una notizia che riguarda appunto le vacanze. Cioè, ovviamente ci sono bellezze ovunque, non c'è soltanto l'Abruzzo, ed è utile affidarsi a dei tour operator. Allora io questa volta ti propongo una vacanza dove? In Bolivia. Pensa che vacanza che io non vado in vacanza da anni, dovevo andare in Bolivia. La Bolivia, ragazzi, vedi il pregiudizio. Allora, intanto poi apriremo una petizione, io farei anche farei uscire qualcosa anche sul giornale. Non avendo mai avuto ferie, quest'anno mi dice che il mio buon Andrea mi lascia delle ferie abbastanza lunghe. È vero. Mi dà le ferie. È vero, mica te le sei rimangiate, sono sempre quelle, giusto? Lunghe, qualche ora. Esatto, abbiamo 19. Purtroppo però Mazzocchetti non c'ha le ferie. Ecco. Secondo voi che faccio? Parto da sola? Sì. Brava Ambra, ti stimo Ambra. Vabbè. Però i maschietti non hanno risposto. Parti solo Piero. Ciao! Noi maschietti siamo sensibili, noi maschietti partiamo in coppia. Noi da soli non e partiamo noi con Piero. Partiamo noi con Piero. Non ha capito che Piero non parte perché non c'ha le ferie. Va bene. Allora questo tour operator è un po' particolare. Ma è perché ha precedenti per omicidio e traffico di droga. Ecco, vi affido questo tour operator. Però si può sbagliare nella vita, insomma, è importante pentirsi, ma non è questo il caso. No. Oh, perché lui in realtà Andrea, puoi far vedere l'immagine di dove, ecco qua, vedi che bellissimo posto dove ti vuole portare. Allora lui è un detenuto del penitenziario San Pedro alla Paz. No, proprio come Benjamin, che prima ci ha fatto vedere delle case bellissime, guarda qua. Allora lui ha organizzato un business, cioè il tour è all'interno del carcere. Hai visto mai? No, allora, tra l'altro credo sia uno dei peggiori penitenziari del mondo. Vedi? Allora, San Pedro Prison. Cioè lui offre tour e visite a pagamento ai turisti stranieri che possono fare un giro nel carcere con un'insolita guida, che è lui stesso. Che è carcerato. Come è stata scoperta questa cosa? È stato scoperto durante una perquisizione nella sua cella, dove è stato trovato un volantino in inglese con stampato un codice QR e un numero di cellulare per consentire agli stranieri interessati come te di effettuare un deposito per poi accedere al carcere come turista. Hai capito? Ma puoi raccontare, vedi loro, guarda come sono già interessati, vedi, vogliono chiedere. No, perché tra l'altro credo che San Pedro sia una delle carceri più dure del mondo. Si vede, ci andrei turisti. Durissima proprio. Puoi anche acquistare souvenir all'interno. Il direttore della prigione non l'ha presa benissimo. Beh, certo. E ha deciso di far intervenire la forza speciale per la lotta al crimine, una sorta di celere locale, insomma. No, ma gli sta a fa bene il carcere a sto signore? Ma sì, perché comunque vedi, si era inventato qualche cosa. In realtà poi ho scoperto che queste visite già esistevano, cioè 15 anni fa c'era si facevano questi tour di notte, quindi uscivano sti turisti dal carcere
venivano ripresi dalla telecamera e un canale televisivo scoprì questa cosa e portò la circostanza alle dimissioni dell'allora governatore. Ho capito che non sei interessata. No, posso dire una cosa. Io non ce l'ho questo signore che si è inventato, perché questo poveraccio dentro al carcere qualcosa deve fare. Certo. Quindi si ingegna, fa, quindi è anche buono per la sua mente. Ma certo. Io veramente sono basita. Ma chi sono questi turisti che vogliono andare a visitare il carcere? Cioè, io una volta ci vado in vacanza, posso andare in casa? Una vita in vacanza. Hai capito? Vabbè, ma se tu pensi a quanti vanno in vacanza e si fanno i selfie nei luoghi dei omicidi, pensa a Vetrana, Cogne, Erba, fanno questo, e allora è ancora più terrificante. Non più ci vanno apposta, cioè, è ancora peggio. No, è ovviamente vero, abbiamo giocato, però questo turismo nero, no? Antonio, ci andresti in carcere a farti un tour? Eccolo. No, Antonio è come me, dicevo, oh, beh, però darsi che all'interno del pubblico, no, magari... C'è qualcuno che si farebbe un giretto. Ma signora, dice, ma sto al carcere tutto l'anno. Attenzione, perché... vedi. Con Antonio vado a vedere, non cambia niente. E quindi no? Siamo carcere già tre, perché ci stanno pure Nicolò. Però il carcere, diciamo, andare a visitare un carcere è meno grave. Esatto, no, non hai capito, la devi pagare. Cioè, devi pagare. No, allora, diciamo, Fausto, ci vuole lo chef lì, te lo volevo dire. Com'è? Ci vuole lo chef. Ci andiamo, dove sta un problema? Cuciniamo i carcerati. Però dico, alla fine è più, meno grave visitare un carcere piuttosto che andare nei luoghi dove sono successe tragedie. Ora tocca a te. Allora, però restiamo al tema, restiamo in tema carcere, perché... E torniamo anche in Abruzzo. No, visto che non hai apprezzato, vado subito oltre. A me sembrava un'ottima idea, ma non ti è piaciuta. Allora, restiamo invece nelle carceri, perché qui c'è un problema di comunicazione. Come tu sai, spesso, anche in Abruzzo, sul Mona, ma soprattutto a Castrogno, a Teramo, ogni tanto arrivano dei telefonini, cioè chi arriva da fuori si rinasconde un po' ovunque, e ti evito di dire dove si rinascondono. Però cercano sempre di portare sti telefonini. Immaginazione è lasciata a voi. Io ho trovato, diciamo, un caso un po' particolare, diciamo una sorta di strumento tascabile per poter inviare, eccolo qua, una bella fionda con tanto di relativa asta in metallo, che i carabinieri hanno scoperto in mano a due uomini. Che cosa facevano? Cioè, in sostanza, viene lanciato l'oggetto. Tu ti dici, ma lanciato quello si spacca? No, perché vengono racchiusi all'interno di apposite forme che vengono realizzate in schiuma poliuretanica espansa, cioè una sorta di gomma piuma, in un certo senso, che attutisce e che il colpo, e quindi consente al detenuto di ricevere. Vedi? E questo è, diciamo, l'ultimo strumento. No, io pensavo che lanciavano pure l'asta per farsi i selfie, no? Cioè, presente l'asta per i selfie. Lo strumento per favorire la comunicazione all'interno del carcere. In realtà i due sono stati fermati e denunciati mentre stavano mandando 6 cellulari con carica batteria. Hai capito? Ecco, perché stavano in macchina a fumare uno spinello e l'odore ha attirato i carabinieri, che hanno scoperto il tutto. Furbi. Autogol. Esatto. Vabbè, ma passiamo alla nostra rubrica principe di quest'anno, dedicata esclusivamente a te. Il preoccupone. Che ci coinvolge in particolare col maestro Lindo. Dopo un anno di preoccupazioni, anche quest'anno restiamo preoccupati. Molto preoccupati. Però questa volta ti devo fare una domanda che è un po' maliziosa, devo dirti, un po' maliziosa. Ammetto che è un po' maliziosa, io però... sono pronta a tutto. Però, prego, Gianpa. Io devo sapere sta il tuo materasso. Il tuo materasso? Cioè, se sta bene, nel senso, se è vecchio, se è usurato, se... o è da buttare, insomma. No, È buono, sta bene, in ottime condizioni, non ci sono problemi. Diciamo che usato. Vedi, io ti cominciamo già. Vabbè. È un buon usato, senso, proprio vuoi sapere tutto. No, io ho fatto la domanda, era maliziosa, ragazzi. No, andava bene, dai. No, diciamo che il lato mio è quello che pende di più. Pende, quindi sarebbe quasi da buttare. Vabbè, lo vedi, era nuovo per niente, perché c'è chi lo ha fatto, cioè chi lo ha buttato. Andrea, puoi passare, eccolo là. È un normalissimo materasso, diciamo, usurato, vecchissimo, che una signora delle pulizie, che lavora in una casa di una signora anziana, ha deciso di buttare. Così. Era abbandonato in garage. Dove lo metto? Avrà chiamato probabilmente la società dei rifiuti ingombranti, però c'era un piccolissimo problema, che la signora là dentro il materasso ci teneva
50.000 euro. No. Cioè, no, ma a me non mi pende per questo motivo. No, in ori. Sogni tranquilli. Ori, gioielli e contatti. Quindi la signora non l'ha presa benissimo, neanche lei, appena l'ha scoperta, anzi, le è pure andata bene perché l'ha scoperto nel pomeriggio. E quindi si è mobilitato, diciamo, un po' tutti, cioè carabinieri, gli operatori dell'ufficio ecologia, persino i volontari della protezione civile, che sono dovuti andare a riprendere. L'hanno ritrovato. L'hanno ritrovato. Hanno riconsegnato tutto quanto, comprese le carte. La signora di credito, è stata licenziata. C'era, no, vabbè, ma quella voleva fare un po' il suo. E io e il maestro ci siamo subito preoccupati per te, perché abbiamo pensato che magari il maestro Mazzocchetti ci metterà qualche patrimonio, qualche tesoro. Guarda, non... dormi sereno, dormo tranquillo sereno. Che Mazzocchetti, vabbè, usa i suoi trucchi. Io verrò con Lindo porto di Trapano e Sega, andiamo a vedere come sta. Sono attrezzatissimo. Io sto ancora ferma ai divani, al bracciolo dei divani. Sì, al bracciolo del divano, ecco. Sì, sei rimasta colpita da questo passaggio. Sono rimasta vabbè, però visto che parliamo di garage, restiamo in garage. O meglio, in cantina, perché ogni tanto nei garage abruzzesi spuntano dei cadeau, dei bonbon. Sì. Eccolo, vedi, cioè, in questo caso qui parliamo di un'abitazione di Torre Vecchia di Atina. Vicino a casa del nostro Antonio, di Giosa. Vedi, che infatti sarà contentissimo. Contentissimo. Contentissimo, perché qui la nipote di un proprietario del 1918, deceduto insomma alcuni anni fa, combatté la Seconda Guerra Mondiale, ha scoperto una cassa di legno durante le operazioni di pulizia dello stabile e insomma c'erano delle sorpresine, cioè una cosetta da niente, 6 panetti di tritolo da 200 grammi ciascuno, una baionetta, un fucile un po' arrugginiti e 2 detonatori. Insomma, io avrei detto, ma ci vuole tutto sto tempo per andare a pulire in garage una cantina? No, ragazzi, del 2024. Io sono sconvolta, cioè, ma stiamo scherzando? Ma qui è rischiosissimo. No, peraltro. Quanto si diverte Andrea a trovare queste cose? Non è che c'è scritto caramelle, ma mi pare che sia scritto abbastanza chiaramente che si trattava di tritolo. È chiaro. E non è la prima volta, perché, per esempio, a Miglianico erano stati ritrovati un po' di tempo fa 1,2 kg sempre di tritolo all'interno di un rudere. Sempre della Pure Antonio ce l'ha in garage. E pure Antonio a San Vito Chietino altri 130 kg di esplosivo. Quindi bene, io darei il consiglio a tutti. Quale località evitare? Pulite garage, esatto, state attenti, senza fiamme. Senza fiamme, ecco, non prendete a calci niente. Ecco. E vabbè, insomma, questo vabbè. Andiamo avanti, vabbè, andiamo avanti. Allora, torniamo alle vacanze, perché tu mi hai detto le vacanze, io torno alle vacanze. Allora, sì, ma me le state a tirare, però. Io sono per le tue vacanze. Allora, sì. Può succedere di farsi una bella passeggiata in montagna. Però, no, lì me l'hai promesso che mi porti. Io? Hai detto ti porto con Manolita. Ti ricordi tutto. Ti porto. Perché poi ci sono andato però io poi dopo. Quindi ci dobbiamo andare insieme. Ti prendiamo io e Manolita e ti portiamo in vacanza. Per la mia e ti ho detto porti della sciarpa però. Parte della sciarpa. Montagna alta, insomma, la sciarpa ci vuole. Però può succedere che nel prendere sto benedetto telefonino, il telefonino di caschi, non so se ti ricordi che l'anno scorso, quando abbiamo parlato di un telefonino, c'era una signora che gliel'era cascato dentro un bagno di quelli. Esatto. Senza acqua, insomma. Esatto. E poi l'aveva recuperato con esiti non felicissimi. Però l'aveva recuperato. No. Allora, in questo caso, la ragazza perde, che ha 23 anni, mentre cammina con gli amici, insomma, le cade il telefono. Quindi cerca Dove? Di recuperare in montagna. Eccolo qua. E che succede? Nel recuperarlo, scivola faccia in giù in una fessura profonda 3 metri tra 2 grandi massi. Andrea, se riesci a far vedere la foto dove si vedono i piedi della signora, della ragazza. L'altra foto ancora, ce n'è un'altra ancora. Eccola qua. No. Eccola qua, potete vedere quelli sono i piedi, i talloni della signora che cerca in tutte le maniere di recuperare. Cioè, insiste. No, insiste perché non si può tornare a casa senza telefonino, dico io. Mm. Quindi che cosa succede? Che lei resta incastrata e viene liberata soltanto dopo 7 ore, cioè i suoi amici ci provano per un'ora a liberarla. Arrivano poi la polizia, un'ambulanza. La polizia, un'ambulanza.
i vigili del fuoco e i volontari che cercano di liberarla. E alla fine si può vedere. Domanda, il telefonino l'ha ripreso? No. No, tutta sta caciara, no, non l'ha ripreso. Se l'ha cavata lei con qualche graffio e livido, ma il cellulare è rimasto lì incastrato tra le rocce. E ovviamente il mio diventa anche un appello a partire da Faustino e, e Nicolò, che mi sembrano anche adatti per il recupero, di andare a prendere il... Andate, e fare questo gesto di galanteria verso questa, questa ragazza. Andiamo, tu scendi o ti guardi, ti indico. Peraltro, ma, giusto, c'ha ragione, però, Niccolò, tu ci entri meglio. Io faccio un po' fatica. Andrò io. Allora, ma fai luci almeno. Se mi incastro io, taglio la montagna. ecco. No, allora, peraltro, c'era la foto precedente. Sono stati rimossi diversi massi pesanti per creare un punto di accesso sicuro. E quindi si è utilizzato un argano per spostare un masso da 500 kg. No, vabbè, tutto ragazzi, questo per recuperare il cellulare che è andato non qua. Non l'ha recuperato. Non l'ha recuperato. Quindi la notizia alla fine è una notizia negativa, perché il cellulare non è andato. Come concludiamo? Come concludiamo? Vabbè. Allora. Allora, io volevo concludere con un evento che ha ospitato Montesilvano lo scorso fine settimana. Parliamo di un raduno particolare, cioè l'Associazione delle Famiglie Numerose, che quest'anno ha celebrato i 20 anni, e parliamo di 500 partecipanti all'evento, no? di cui 150 bambini, che per 4 giorni si sono confrontati sulla soddisfazione, sulla bellezza, ma anche sulle difficoltà di avere una famiglia extra large, cioè parliamo proprio di gente che ha 14 figli, 16 figli, insomma... sono tanti. Però c'è più ordine in quelle case, sì, tante che a casa volte, mia tante con volte, tre porcellini. Sì, può cioè essere io, come tu lo caso sai che di... io c'ho 3 porcellini a casa? No. No, pure Rocco? No, Rocco è per bene. Rocco è più saggio. No, Rocco non c'entra. Ah. 3 porcellini sono Piero, Francesco e Gioia. Ah, beh, i miei 3 porcellini. Ah, beh, capito? Allora, vabbè. Allora Andrea, poi mette un attimo la foto di gruppo, è una delle famiglie numerose. Noi le abbiamo raccontate sul giornale tante di queste, come la storia di Mario ed Egle, che sono inquadrati in questa fotografia. Egle, a cui la ginecologa disse: non avrete figli, ne ha avuti 7. Ma Cioè, se è cambiato mestiere, che fa adesso? Però io volevo concludere con un'altra storia, eccola. La storia è una coppia, lui si chiama Giovanni, lei Raffaella, hanno già 9 figli tra naturali in affido, che a un certo punto decidono di adottare Francesco, questo bimbo qui, un bimbo cerebroleso al 100%, che giaceva abbandonato in ospedale perché nessuno lo voleva, Federica, e loro hanno vinto anche le loro remore che avevano, insomma, a fare un'adozione di questo genere. E loro raccontano come il neurochirurgo che aveva salvato Francesco ci disse che il bambino, che non mangiava per bocca, non vedeva ed era immobile, sarebbe sopravvissuto solo qualche settimana, sarebbe stato pochissimo, insomma, con loro. Francesco ha vissuto 11 anni, Federica, ed è mancato nel 2017, pochi mesi dopo essere stato adottato ufficialmente ed essere diventato la mascotte dell'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose. E loro raccontano: è stato un dono immenso, soprattutto per i nostri figli più piccoli, che allora avevano 9, 8 e 6 anni, per la nostra comunità e per tutta l'associazione. I nostri figli lo hanno amato e coccolato, e per tutta la famiglia è stata un'esperienza preziosissima. Che bello. Come sempre Gian ci porti notizie bellissime, curiose alcune volte, ma ci apri il cuore poi sempre e ci fai ritornare sulla retta via. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie per la collaborazione del Quotidiano Il Centro. Ti volevo ringraziare sempre per la collega Cinzia Cordesco, che anche questa settimana ci ha regalato una super notizia. E quindi noi abbiamo intervistato una scrittrice brava e particolare. E quindi grazie davvero. Adesso sai cosa c'è, Giampaolo? Torniamo con Note di Stile. Ambra, puoi andare, perché so che tra poco devi portare un ospite. Vai, vieni. Sei preoccupato dell'ospite? No, l'ospite. C'è bisogno anche dell'accompagnamento. L'ospite mi spaventa tutte le settimane. C'è bisogno anche dell'accompagnamento questa settimana. Tutte Note le settimane. Di Stile, torniamo con questa rubrica che sta riscuotendo tanto successo, perché parliamo di buona musica, degli artisti, e lo facciamo con una chiave diversa. Cioè cercando nell'intimità di questi personaggi. Raccontando di un po' i retroscena, insomma, di quello che sono state le canzoni. Citato poi nella vita di tutti noi. Quindi questa settimana di chi parliamo?
splendida giornata. Vabbè, è una splendida, esatto, giornata, è una splendida giornata. Quindi di chi parliamo? Di chi parliamo? Vasco! Vasco! Vasco Rossi. Vasco Rossi, un artista che, possiamo dirlo, mette d'accordo un po' tutti, diciamo, perché Vasco piace un po' a tutti. Quello che diceva prima Michele Fazio, no? Che la canzone che hanno fatto piace ai bambini e piace poi alle generazioni più grandi. Vasco Rossi, devo dire, non conosco una sola persona che non conosce una canzone, esatto, di Vasco Rossi. Almeno una, o che almeno non piace una canzone di Vasco Rossi, dai più piccolini agli adulti, esatto, ai più grandi. E perché? Perché è una rockstar, è una vera rockstar italiana. È una delle più grandi, ha venduto più di 45 milioni di dischi. Pensa che non mi ricordo l'anno, credo che sia l'82, arrivò ultimo a Sanremo. L'83. 83. Se Andrea ci manda delle foto, t'ho facciamo una piccola una cosa, carrellata. No, è bello. Questi sono gli anni 70. Ecco. Lui giovane, vive gli anni 70 a Bologna, perché frequenta l'università, poi la lascerà. Vive un po' il fervore sociale della Bologna di quegli anni e sarà molto condizionato da quegli anni. Poi diciamo che il successo vero arriva negli anni 80. Esatto. Questa è una foto degli anni 80. E arriva nel 1983, quando lui arriva penultimo, è vero, davanti a Pupo, tra, esatto, l'altro, che arriva ultimo, al Festival di Sanremo con la canzone Vita Spericolata. Credo che quell'anno vinse Sarà quel che sarà, credo. Che è un'altra rivale, bellissima canzone, però Vita Spericolata, ragazzi. Chi è che non la conosce? Maestro. Voglio una vita. Eccola. Maestro. Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come tutti quelle insieme, dei film. Dai, il coro. Voglio una vita esagerata. Voglio una vita come Steve McQueen. La sanno tutti. Voglio una vita che non è mai tardi. Di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Bravo, il coro di la figlia di Gloria. Grazie, maestro. Maestro, eccomi. E sono accompagnato dal coro, fatta la signora fansissima. Infatti era bellissimo. Vai, ecco, tipo stadio, yeah. Era bellissimo. Lo dicevamo prima, perché Vasco mette d'accordo tutti. Questa però... A me mi chiamavano il ringhiera, stava attaccata alla ringhiera davanti. Questa però è stata una canzone che ha fatto tanto discutere, perché per una platea, diciamo, possiamo dire ingessata come quella di Sanremo degli anni 80, non cantare erano pronti, voglio una vita maleducata, lui stesso dice è stata una frase irriverente per provocare quel pubblico, e poi successivamente la critica, infatti arriva penultimo. Qual è la cosa interessante? Che lui la settimana dopo il Festival di Sanremo è primo in tutte le classifiche. Cioè, ragazzi, perché siamo tutti un po' maleducati. Tutti quanti un po' maleducati. Ci siamo riconosciuti tutti, basta questo perbenismo. Una canzone, diciamo, nata per sdoganare un pochettino il perbenismo, no? Esatto, il perbenismo, esatto, di quegli anni. Esatto. E poi lui cita il famoso Roxy Bar, che in realtà si è detto tanto essere un bar di Bologna, in realtà cita Fred Bongusto, no? In una sua canzone. Che sera. Andiamo avanti, arriviamo al 1996 con 96. Un altro capolavoro che è Sally. Vabbè. Eccolo qua, 96. Che vai, poi maestro, cambia un po', no? Perché è dolcissima come canzone. Il testo, in realtà, lui scrive questa canzone di getto una notte, durante una notte di vacanza. Al bagno? No, per fortuna no. Durante una notte di vacanza a Saint-Tropez, lui racconta di una festa in barca dove conosce delle ragazze e resta folgorato da una ragazza che sarebbe questa speciale Sally, e scrive questa canzone dicendo, poi vi leggerò una piccola intervista, una piccola dichiarazione che lui ha rilasciato, dice io
descrivo in questa canzone una donna di 30-35, immagino una donna di 30-35 anni e la sua vita, ma rileggendo il testo negli anni mi sono accorto di aver scritto una canzone autobiografica. E questa è una cosa che, devo dire la verità, mi ha toccato un sacco, perché lui parla di questa donna, dei suoi errori, e dice una donna che ha sbagliato tanto, che ha sofferto tanto, però con la speranza finale del comunque c'è ancora speranza, esatto. No? E pensare al fatto che sia una canzone in realtà autobiografica mi ha fatto tanto, tanto, tanto riflettere. Mi ha fatto si pensare. Si fa il suo tanto. Mea culpa, sì, come tutti noi. Esattamente. Che a un certo punto della vita traiamo sta linea e diciamo, vediamo se siamo più sotto o più, esatto, sopra. Ecco. Esatto, questo suo modo di mettere anche nelle sue canzoni, di scrivere delle frasi che parlano del senso della vita, no? Che racchiudono, no? Anche la stessa frase. Che c'è in Sally, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. È una frase che si potrebbe tranquillamente estrapolare dalla canzone, toglierla e metterla come aforisma o come una parte di una poesia, insomma, estremamente significativa. Per me lui è un poeta, perché al di là lo fa in maniera musicale, ma è un poeta in tutti gli effetti. Maestro, ce l'accenni un attimo, giusto? Certo. La conosciamo? Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole. È un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Grazie maestro, e la sanno tutti, incredibile. Ah vabbè, ma io vi voglio sempre a voi, ti farebbe comodo il pubblico assolutamente così, sì, assolutamente vabbè, vabbè, sì, vabbè. In realtà chiudiamo, prima del nostro artista, con una canzone del 2004 di cui dobbiamo parlare per forza. Quindi tu lo sai perché... che c'è l'artista? Sì, lo so, l'ho visto. Purtroppo, vai, vai. L'ho visto. La canzone, ecco qui, questo è l'ultimo Vasco, diciamo. La canzone del 2004 è estratta dall'album Buoni o Cattivi, che è Un Senso. Vabbè, capito? Maestro, due note, dai. Eccola qui, due è questa. Due note di Un Senso, maestro. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà. Tutti? Domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo. Domani un altro giorno arriverà. Domani un altro giorno. Voglio trovare un senso a tante cose. Pure io. Anche se tante cose, un senso non ce l'ha. E io con questa frase, maestro, come dice esattamente maestro, voglio trovare un senso anche se certe cose un senso non ce l'ha. Infatti, che entri l'ospite! No! Signore e signori, ce l'abbiamo qui, Vasco Rossi! Magno Rossi, Magno! Direttamente da Modena. Ma è un po' ingrassato. Sinceramente sono venuto da Bologna. Ha mangiato una ventina di piadine, Rossi Bar, sono venuto e so fare un whiskato. Un whiskato, senza... Ma che è venuto a fare? Che sei sono venuto fare? Qui perché in ma realtà... Ma come si chiama? Io mi chiamo Vasco Rozzi, in realtà. Ah, ecco. Sono venuto qua, in realtà... Perché è un cugino, quindi sono un cugino, ma sono l'autore di tutti i suoi brani. Ah, tra cui certo. Un falsario, lui è un falsario. Perché in realtà no, la canzone icona di Vasco non è Alba Chiara, ma è Nonna Chiara che ho scritto io. Nonna Chiara? Ti ha rubato la canzone? Cioè, lui avrebbe scritto, cioè tu avresti scritto Nonna Chiara e lui poi l'avrebbe trasformata in Alba Chiara. Ha rubato il pezzo. Ha rubato il pezzo. E tra cugini vi siete fatti... E immagino che tu oggi voglia cantare questa Nonna Chiara. Te la faccio, sentire, ma senti. Faccio sentire. Se quando passa l'oxibar, maestro. Magari più bello.
Respiri piano e s'affatica il cuore, s'addormenta alle sette e si sveglia ogni ora. E la mia nonna Chiara, a volte gli scappa l'aria. Diventa rossa, cioè, se va dal dottore, ogni giorno si sveglia con dolore. La colpa è tua. Dietro al costato gli si è arrossato. Prega solennemente, non sbaglia mai niente. Alle 5 il primo rosario e poi alle 7 pulisce il lampadario. E con la faccia pulita in chiesa canta, squarciaggio, giacogna, si muove una viola. Ale, vai. Non osa peccare, ma qualche volta gli può capita. Io mi dissocio. E quando cade gli si ferma il cuore, dal parroco deve andare, andare, con la stampella a motore. Vestarpe senza rancore. No, ma volevo dire, maestro Rozzi ha fatto, arriva da Bologna, canta in romano. Certo. Beh, allora senti, io sono ibrido. In pieno stile, in pieno stile Amici di Fausto Verdelli. Io sono nato a Roma, poi sono a Bologna perché avevamo litigato troppo Alba Chiara, quindi parlo un po'. Canto in romano. Però canti in prima romano. Stava con la Porchetta di Ariccia, poi è andata ai Cappelletti. Sì, poi è venuto da Roccaraso l'altra volta con Montone. Poi è tornato in Abruzzo e mo se magna la chitarra alla teramana con le pallottine. Va bene, grazie Vasco Ronzi. Grazie, buonasera. Saluto, state con noi perché tanto adesso, come direbbe Vasco Rossi e Rozzi per lanciare la pubblicità? Ma se vuoi andare al Roxy Bar, guarda la pubblicità e fidati di me. Va bene, pubblicità. Grazie Niccolò Cattagallo. Grazie a voi. Fidati di me. Fidati di me. Beccate tutte, a primo colpo non si può dire, non ce l'avevo nemmeno scritto. Bene, allora torniamo al coro, presidente. Abbiamo sentito, forse questo è l'inno abruzzese per eccellenza, vola, che noi mandiamo e regaliamo a tutto il mondo, grazie anche al vostro supporto, perché come ci avete detto all'inizio, insomma, girate tantissimo. Sì. Allora, prima parlavo degli abbigliamenti e mi ha detto che lei era la tipica contadina orsognese, no. Sì, la figlia di Iorio. Esatto, quindi all'abito, sì, diciamo, è proprio quello tradizionale contadino che indossavano le ragazze. Ma sono comode le scarpe. Ah, ok. Sono piatte, i tacchi ne esistono. Le chiocche. E invece poi abbiamo i due fidanzati che noi abbiamo diviso dal maestro, perché insomma ci manteniamo, fatto bene? Sì, sì, ogni fatto tanto, benissimo, giusto? ogni tanto li possiamo separare, che hanno invece vestiti, diciamo, più importanti. Sì, lei è il vestito da sposa. Sì. E questo che si indossava, mi pare, ai inizi del Novecento. All'incirca, sì, fino all'inizio del Novecento, e lui è lo sposo. Vestito, vedi lo sì, sposo? Sì, questo è vestito elegante, da sposo. Vedi lo sposo? Molto, sì, molto. Lo sposo modello. Lo sposo modello. Adesso, veloce, presidente, mi può stendere il microfono alla signora? Perché io devo far parlare, devo conoscere tutto il pubblico. Devo conoscere, grazie. Qui intanto stiamo vedendo altre immagini, altre foto. Buonasera, lei la signora? Maria Teresa. Avvicini sempre il microfono. Maria Teresa, anche lei di Orsogna? No, io sono un'infiltrata, sono della provincia di Pescara. No, comunque, basta che non mi dice che è di Ortona, perché sennò qua sfatiamo il mito che ci azzecca pure all'ultimo. Sono sposata a Orsogna. Ma è sposata a Orsogna, sì. Quindi lei adesso vive ad Orsogna. Sì, da quanto sì. tempo è nel coro? 19 anni. Ah, però, sposata invece da?
41 quasi. Guarda, vedo l'aureola, infatti, vedo che sta spuntando. Le ali, dietro. Le ali, no. Marito non c'è, non è no. Lei non l'ha... Non faccio parte del club. Non fa parte del club, no. L'ha tenuto fuori. Sì, dice, ogni tanto fatemi respirare, me ne vado al coro per respirare. Sì. Brava. Accanto abbiamo... Io sono Giuseppina, sono 41 anni che sono nel coro. Sono la zia di Vittorio, della presidente. Ah, raga, questa è una famiglia. È una famiglia. Tutti in famiglia, sì. Qua non si doveva chiamare la figlia di Iorio. Sì, si doveva chiamare la famiglia di Iorio. Esatto, la famiglia di Iorio. Sì. Ok. Anche lei, il marito? Sì, partecipa. Mio marito è ancora un veterano proprio lui, però oggi non è potuto... Ma c'è pure lui dentro al sì, coro? Sì, ma lui da quando è iniziato, diciamo, quasi... No, iniziato... Cent'anni fa. Dopo, no, cent'anni fa no, però diciamo quando è iniziato col maestro Tenaglia, anche lui è entrato più o meno quell'epoca là, sì. Quindi sulla cinquantina d'anni sì, anche sì, il marito, sì, bene. Sì, abbondanti. La signora accanto invece? Io mi chiamo Dorina, sono una contralto nel coro. E sono di Ortona. Wow, e vai! Grande signora Dorina! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Perché lui guardava la signora Dorina e ha sbagliato, ha detto il coro di Ortona. Ecco perché. Da 18 anni sto in questo. Lei, il marito, è all'interno del coro? No, è all'interno, però oggi non è venuto. L'abbiamo tenuto a casa. Va bene, va bene. Passiamo alla fan scatenata di Vasco Rossi. Allora, io sono Gabriella, circa 20 anni al coro. Mio marito non mi segue, non mi vuole seguire nel coro. Però perché due non l'ha ricattato bene. Ma no, niente da fare. Però ho due bimbe che stanno nel coro, due bambine, due nipotine, perché io sono nonna di tre bambini. Complimenti, complimenti. Complimenti davvero. Grazie. Oltre ad essere una fan sfegatata di Vasco Rossi, perché le sapeva tutte la signora. Non di Vasco Rozzi. Ma ci diventerà, perché non mi conoscevo. Ci diventerà, dici? Va bene. Accanto abbiamo? Io sono Mina, sono circa 30 anni che appartengo a questo splendido coro. Mio marito, ancora più anni di me, da bambino, che seguiva i genitori. Le mosche bianche sono due, tutto il resto qua sono, Sì, sì. Vabbè, bravi. Accanto abbiamo un marito. No. Io sono sposato con mia moglie che sta a casa. Che non fa parte del No, assolutamente no. Miracolo, assolutamente sei il mio no. Come fa? Una mosca bianca. Come si chiama lei? Io sono Antonio. Antonio? Sono nel coro, rientrato nel coro circa 12 anni fa, perché facevo parte quando ero piccolo. Quando era ragazzo. Più giovane? E sono un basso. Si sente dalla il maestro già me lo diceva che era un basso, però è alto il signore. No, non sono alto. È alto. Un basso, cioè, se sono basso, andando, basso, da seduto fa il basso. Però da seduto fa il basso. Bravo. Complimenti. Adesso facciamo una cosa. Noi dobbiamo ricordare, adesso Ambra ci dirà il suo TG e sicuramente ci darà questa notizia, però io la voglio ampliare un attimino, ragazzi. Fausto, che facciamo noi sabato? Sabato tutti, no, tutti, ma soprattutto l'Abruzzo, devo andare ad Apruvino. Apruvino! L'Acqua Bruttina organizza questa splendida manifestazione che è la seconda edizione. Noi saremo presenti con le telecamere di Fidati di Me, quindi insomma se volete divertirvi e passare una bellissima serata, scoprire le bellezze di questo borgo meraviglioso che è Loreto Apruttino, mi raccomando, il 9 novembre dovete venire a Apruvino, quindi va bene? Adesso lanciamo il TG Ambra, tocca a lei! Cara Federica, eccomi di nuovo qui, pronta per comunicare ai nostri telespettatori alcuni eventi di questa settimana. Iniziamo da venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre, quindicesima edizione della Festa dell'Olio Nuovo a Frisa, stand gastronomici con degustazione di olio nuovo e prodotti tipici. Sabato 9 novembre, seconda edizione di Apruvino, camminata enogastronomica nel centro storico di Loreto Aprutino, organizzata dalla Proloco Aprutina con la collaborazione dell'amministrazione comunale. E noi ovviamente di Fidati di Me saremo presenti, non potevamo mancare a questa occasione. Sabato 9 e domenica 10 novembre, 25esima edizione di Borgo Rurale, festa del vino novello, castagne e olio nuovo, in piazza San Giorgio a Treglio.
Sabato 9 e domenica 10 novembre, festa di San Martino, nel centro storico di Città Sant'Angelo. Giochi, laboratori, musica, mercato delle zucche, stand gastronomici e spettacoli folk. Sabato 9 e domenica 10 novembre, 20ª edizione di Frantoi Aperti in Valle Roveto, organizzata dalla Proloco San Vincenzo Vecchio. Apertura delle cantine con degustazione dell'olio novello e di piatti tipici locali. E se avete qualche evento da segnalarmi, potete farlo scrivendo una mail a fidatidime@rete8.it. Grazie Federica, ti restituisco la linea e aspettami, sto arrivando in studio. Coccia liscia. La prova. Metti la conca, forza. Senza mani. Aspetta. Ma devi stare dritto, eh. Balla, forza. Musica. Vai. Ma sa bocca, no? Cristina. Onestamente. Complimenti! Presidente, venga qui. Complimenti davvero. Grazie. Perché è una meraviglia vedere questo spettacolo. Cioè, io ho detto, ma come fanno? Cadrà. No, ma non per mancanza di fiducia. No, bisogna gestire con la testa. Difficilissimo. Deve usare la testa. Cosa che è difficile. La lo mia so, è vuota. Lo so, è difficile. Allora, presidente, intanto volevo qui vicino a me il signore che prima non è stato intervistato. Venga qui. Sì. Venga qui vicino a noi. Il nostro storico fisarmonicista. Prego, l'applauso. Nicola, Torrieri di Tullia. Vieni qua. E lui ha suonato nel coro per quanti anni? Penso circa 40, 30. 40 anni, quindi questi, sì. I signori li conosce tutti, certo. Tutti qua. Li ha gestiti bene, sì. Bravo, complimenti, siete meravigliosi, siete fantastici davvero, per me è un grande onore avervi avuto questa sera qui a Fidati di Me, aver potuto far conoscere anche insomma la vostra tradizione che poi in realtà è la nostra, perché l'Abruzzo è un mondo meraviglioso, aggiungerei. Allora, sì. Presidente, so che c'è insomma qualche appuntamento nel giro di breve, giusto? Sì, il prossimo 11 novembre saremo a Fara San Martino, in occasione proprio della festa di San Martino, dove animeremo la serata con i nostri canti e balli tradizionali. Vi serve un San Martino? Eccolo qua, ce l'abbiamo. Questo ballamento. Ce l'abbiamo. Lo sai che cos'è la festa di San Martino? No, bravo, grazie. Cos'è la festa di San Martino? La festa dei cervi. Bisogna festeggiare, Fausto. Ma io festeggio a prescindere. E portarle con disinvoltura, esatto. Vero? Ecco, dopo Aprovino... Quando andrò a Aprovino torno cervo. Esatto. Quindi mi raccomando, quindi Fara San Martino. L'11 novembre. Troverete il coro della figlia di Iorio. Davvero complimenti. Ma Ambra è tornata! Ambra, veloce! Insomma, quali appuntamenti, Ambra, l'abbiamo dati pure noi, venite qua maestro, venga qui, perché ricordiamo, l'ho già detto prima, lo ricordiamo perché tutto lo staff di Fidati di Me sarà ad Aprovino il 9, quindi se volete venire a conoscerci da vicino magari e scoprire che lui ci è davvero e non ci fa, lo potete fare, e Ambra insomma vi ha dato altri spunti, noi... Invece lo spunto più grande che vi daremo è quello di tornare sempre qui su Rete 8 ogni mercoledì alle ore 21, perché c'è sempre Fidati di me! Ciao a tutti! Buon proseguimento di serata! Ciao.
fidati di me, non cambiare dai, ci divertiremo insieme ora più che mai. Fidati di me, non è difficile, siamo i tuoi migliori vicini, siamo sempre più felici, dati tu dei grandi amici, ora tocca a te.